Bestiace, eccoci qua. È quasi astratto, dissociativo, stare 10 minuti con le cuffie e sentire il proprio battito cardiaco, diminuire sempre di più, un po' preoccuparsi. Alla preoccupazione poi riaumenta il battito, poi si ferma. Ma poi riprende, perché? Perché non si può morire, non si deve morire, soprattutto stasera, che ci facciamo 3 ore di God of War, poi possiamo crepare tranquillamente. Bestiace, bentornati in questa live serale che inizia prima, l'ora del TG, inizia prima perché appunto dobbiamo farci 3 ore di God of War, Ragnarok. E sono felice, sono molto felice. Poche chiacchiere, non stiamo a dilungarci più di tanto, inizieremo a giocare a breve, giusto giusto il tempo dei saluti e i consueti, e i consueti, le consuete minchiate. Aaron, grazie mille, Roto Valhalla. Ciao, bentornati, bentornati, affiduciatevi, unitevi, propinquatevi dunque dinanzi al vostro dispositivo per godere tutti di questa immensità narrativa che è Call of Duty. E God of War, incredibile ragazzi, io sto avendo discussioni bellissime. Bellissime discussioni con altri videogiocatori sul gioco dell'anno e ci hanno accusato di non aver per niente considerato Horizon Forbidden West come possibile concorrente, ma io mi sono messo dunque a ridere. E ragazzi, io lo ragazzi, fellow undeads, giusto per ricordare Mike di ieri, io vi ricordo che diversamente da Horizon Forbidden West, che è un ottimo secondo capitolo di questa saga, della saga di Horizon, God of War Ragnarok migliora completamente e non ha 100 i difetti del predecessore, che tra l'altro non ha. Parlo di God of War. Nel senso, Horizon Forbidden West, diversamente dal predecessore, non fa altro che accentuare i difetti, ossia una noiosissima. Quella che è la noiosissima, per me poi, per alcuni può piacere, tutto ciò che c'è di politico del gioco, due coglioni tanti, non mi interessa di fare i favori agli altri, io voglio sapere, voglio conoscere di più le macchine, eccetera, con elementi di aggiunte di gameplay che francamente chi se ne fotte. Mentre God of War Ragnarok è un ampliare quello che c'era prima e migliorarlo addirittura. Forse c'è un po' di confusione nell'HUD, poi lo vediamo, perché io trovo il menu un po' confusionario, però sono gusti. Magari poi ci si abitua, sicuramente poi ci si abitua dopo un po'. Per adesso sono ancora un po' spaesato. Quando apro il menu in God of War non capisco una minchia, sinceramente. Tutto un po' sparso in giro. È l'unico, per me, l'unico difettuccio che adesso sto trovando, però non si può neanche definirlo tale, d'altronde. Cioè, sti cazzi, o no, o no, buonasera, buonasera. Ma quell'emoticon della minchia che spammate ogni tanto del tipo che dorme, che cazzo vuol dire? Non la sopporto. Twitch, levala. Non la sopporto. Buonasera, bentornati. Emiliano, Timidone, Kingslayer, Paradox, sconosciuto, Sergente Sergio, De Cristo, Giangi, Shawnee, poi Nami, poi Helsinghell, Procupo, poi Iaco Cassa, AIDS, Ciccio Baluma, Ciccio Baluna, Scimmianze, allucinante, Matt MVM, poi abbiamo Titan, il Content, abbiamo anche Hack qualcosa che non ho letto, il Gamer, Pino Real, La Madonna, Devilars, Tommaso, Mavic, Nick, DJ? DJ qualcosa, c'era un DJ, Caffè Caldo, Momento Mor Ena, poi Matt Peck, Kirito, Smile VGF, qualcuno di nuovo non c'è, qualcuno di nuovo non c'è, incredibile, Daxin, nuovo, bentornato bestiaccia, nuovo ma bentornato, Spectre 2134, salve a lei, che nome allucinante, importante direi, poi abbiamo Solo Giù e Shani di nuovo, io voglio sinceramente, ti voglio sinceramente bene, non ho letto che è andato via. Non so pronunciare il tuo nome, non sono in grado. Poi Zenzi, poi Gufo, Fuggefu, ormai sei Shawnee, basta. Raffica, quando ti introduci con il tuo nickname di Shawnee. Tifa, El Capitano e boh, basta ragazzi, un generico ciao, se no qua non iniziamo più a giocare. Allora, siete pronti? Ho fatto l'aggiornamento. Un aggiornamento di 14 minuti, minchia, di God of War, non so che cosa ci hanno infilato dentro, non lo so, Kratos magari ha le mesh adesso, è i Rasta, non ne ho idea, ho un po' di ansia, andiamo a vedere. Tra l'altro, la leggenda della... adesso noi continueremo a giocare. Ah, prima di tutto facciamo un check audio, fermi. Si sente? Si sente? Sentite? Percepite? No, yes, sì. Allora, fermi. Se faccio così si sente di più?
Si sente di più? Ma si sente doppio per caso? Non lo so, bellissimo così sì. Grazie mamma. Si sente... no. Io basso un po' per sicurezza che non voglio che... forse... allora ragazzi, dopo taggatemi in tutti. Voglio la chat di tag CopTV. Se si sente doppio, per favore, fatemelo sapere. Va bene? Perché stasera non ci devono essere errori. Iniziamo a huhar. Abbasso un pelino. No. No. Alzo di più. Ma perché abbasso? Che c'è? Ma è normale, ma va bene, va bene. No, doppio? Troppo? Si sente troppo? Francesco, grazie mille, bestia, saluto Valhalla. Allora, continua, via, via, buttiamoci. Non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora. Eravamo dinanzi a una creatura mistica. Sul groppone di questa balena, la cui leggenda non conosco. Se qualcuno di voi la conosce, il canto nordico, perché sicuramente ci c'era fuori da qualche roba, fatemelo sapere, ragazzi, perché io non mi ricordo. Allora, però abbiamo anche abilità innate. Ditemi se si sente. Sente doppio? Si sente doppio? È doppio, perfetto, guarda adesso. Adesso? Si sente doppio? Adesso no, perfetto, buono, abbiamo capito come settarlo. Bene, dai, allora, aspetta che sono spaesato qua e confuso. Qui c'era questa incrostazione di calcare che ci impediva la via, nel mentre che siamo sul groppone della nostra bestia. Di qua. Let's go. Perfect, brother. Eccoci, finalmente. Qua si può salire. Cos'è che c'è qua sopra? Andiamo a vedere prima cosa c'è di qua. Sono due vie. Abbiamo questa via che ci fa scendere qua con un cancello e un altro cancello. Sta sputando. Ok, il balenone schizza al cinema. Questo l'avevamo già esplorato, giusto? L'avevamo già letto. Procediamo però di qua. C'è qualcosa di... no. Di qua. Via. Che stazza ha l'armatura? Adesso le guardiamo. Dammi giusto il tempo di scalare. Opla! Che bello! Non ci sono nemici, vero? Che bello, ragazzi. Un items. Mio. Pezzi d'argento. Ottimo. Kratos, con calma però, eh. Non è che ogni cosa devi farlo grugnendo e incazzandoti. Va bene, fallo, dai. A te ti è permesso. Armature. Per adesso l'armatura ha 4 forza, 4 difesa, 1 runico. Però credo che si possa vedere. No. Ah, non l'ho manco mai cliccato. Equipaggiamento automatico. Sostituisci l'armatura di livello basso con una di livello superiore. No, per l'amor del cielo. Come si mette in posa? Ho sbagliato tutti i tasti. Vedete che sono confuso? Dovrebbe... si può vedere da qualche parte. Eccolo lì. In alto a sinistra. Runico 15. La ricarica 5. Vitalità 0. Come vitalità 0? Fortuna 5. Abbiamo difesa 44. Difesa 36 e forza 44. 120 ps. Punti sesso. E... boh, basta. In sostanza questo è. Quest'albero si può scartavetrare? No. Ma Atreus, come ci arriva fin qua? Ah, è vero, c'ha la freccia con il... con il rampino. Bello qua. Qua sotto? Non si può scendere? Peccato. Kvasir. Kvasir. Allora, mi avete detto, Dino, guarda che i canti di Kvasir sono poesie... sì, vabbè, le ripeto, dio della poesia, eccetera, eccetera. In realtà vanno... sono dei una strizzata d'occhio a tutti gli altri... a tutte le altre esclusive Sony. Vediamo se qua ne troviamo una. Una poesia drammatica di Kvasir, colui che possiede genere. Che significa vita? Che significa morte? È davvero così diversa di uno spettro la sorte? Quando... di certo, di cervello e corpo, l'odio non lascia niente. Qual è la differenza tra folle e sano di mente? Che gioco potrebbe essere, ragazzi? Secondo me parla del gioco, non parla di esclusive Sony, però. Poiché padre e figlia surrogata... ah no, ok, The Last of Us. Ormai senza speranze, alla sorte segnata da una vita di mattanze. Il male morirà, e colui anche il bene. La differenza mai ci sarà tra tutto ciò che avviene. Però...
vero. Quindi sì, effettivamente. Ho sentito un corvo di Odino, zitti. È qui. Ferro battuto. Dov'è? Dove sei? T'ho sentito. Ecco, no, dove sei? Ti sento. Ti sento. Dov'è? Dov'è, bastardo? Dov'è? Lo percepisco, ma non lo vedo. Dalla frustrazione. La frustrazione è la sfogo su questi vasi. Aspetta, però, lì c'è un altro. Ah, cazzo, lì bisogna arrivarci in qualche modo. Dov'è, ragazzi, secondo voi? Non riesco a vederlo. C'è un corvettino da qualche parte, ma non riesco a trovarlo. Mannaggia già. A sinistra? Mostro 3 ore a cercarlo. Sì, ragazzi, preparatevi. Tutte le live saranno così. Devo scendere. Immagino debba scendere. Perché qua non lo trovo. Aspetta, magari se mi metto di qua lo vedo meglio. Ma non lo c'è mica. Sarà al piano di sotto. Come ci arrivo di là? Beh, non posso. Se mi avvicino qua lo sento, però. Eccoci. C'è un passaggio segreto al di sotto, lo trovi. Ah, c'è un passaggio segreto? Veramente? Però di qua non si può scendere. Forse di qua. Eh no, ma non mi fa scendere, ragazzi. Allora, passaggio segreto lo vedo, però non posso scendere da questa parte. A meno che posso saltare. No. Ah, vedi. Ma quella roba lì non l'abbiamo già fatta. Ah, sì, perché è la stessa mappa di prima. Giusto. Solo che se adesso si è alzato il balenone, quindi. Dobbiamo trovare un modo. Da giù, si fa da giù. Per forza. Quindi torniamo giù. E via. Kratos che fa jogging con l'ascia in mano, vi piace? E perché è la vostra cosa preferita? Voilà. Ah, vedi. Eh no, però, ragazzi. Non vi è strada. Ho sbagliato. Come cazzo è? Bisogna andare dall'altra parte di sta cosa. Probabilmente si potrà accedere dopo. Lo sento, ma non lo vedo. Dove cazzo sei, bastardo? Ragazzi, finché non lo trovo. Adesso proseguiamo, poi ricordiamoci di tornare a prenderlo, eh. Ricordiamoci assolutamente di tornare a prenderlo. Procediamo per di qua nel mentre. Che magari si menano anche un po' le mani. Voilà. Mio. Boh. C'era la maniglia per aprire il forziere. Però no. Così proprio. Che succede? Ah, sera. Tutto bene? Quanto cazzo odio quegli incubi di merda. Come va? Calmi, buoni così. Aia, aia. Atreus, to me. Madonna. Quanto li detesto. Puoi occuparti tu dei... No, 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 no. Figlio. Aia. Vola, vola, vola. Oh. Schiolfa. Perché l'hai incatenata? Ah. Il grasso è fonte di olio. Ah, per le lanterne di Odino. For lanterns. Whatever anger you're feeling, whatever loathing toward me, it's nothing to what I've said to myself. Vabbè, quindi hanno incatenato questa bestia mitologica per dell'olio. Normale, insomma. Atreus si è rotto, ottimo. Lì non si può passare, credo, perché qua è bloccato, giusto? Sì, procediamo. Voilà! È più complicata del previsto la strada, eh? Allora, qui possiamo liberare l'altro catenozzo, che immagino poi ci aprirà la strada per di là, spero. Quindi facciamolo subito, oppure... Ah no, vedi, sì. Voilà! Guarda, lo faccio anche con la certa incazzatura che caratterizza il nostro Kratos. Forse un po' altino il volume, ma sti cazzi.
Beh, bellissimo, con richiamo dell'assa. Ma va a cagare. Vado. Ho visto il corvo di Odino. Ma vaffanculo, ragazzi. Porca troia. Sì, sì. Oh, oh. Che diavolo è quella roba? Che diavolo è sto a fare? Lì nascondeva un dispositivo. Lo vedo. Forse con le spade del Chaos. Le bombe di fuoco esplodono all'impatto. Per lanciare una bomba di fuoco che provoca enormi danni ai nemici o ai detriti. Ah, possiamo aprirci la via con questo. Ah, vedi? Minchia. Va bene, figo. Ok, allora, con calma. Ho visto un corvo di Odino dall'altra parte, ma secondo me sulla schiena di ste bestie ce ne sono due, tipo. Dinamitardo pazzo. Vedi lì? Ma se lo prendo e lo lancio, ce la faccio a sbloccare quella zona lì? Penso di sì. Lo faccio subito. Vediamo un po'. Non so se ce la faccio, eh. Non so se Kratos è abbastanza forte. Allora, proviamo. Mi piace un sacco Nida Vellir, ragazzi. Oh, scusatemi, Svartalfheim. La trovo veramente fatta bene. Ah, dock still inaccessible. Perhaps we could do something about that from up here. Olmran. Ok, possiamo arrivare alla coda e sbloccare anche la coda. Però non voglio sbloccare la coda, adesso voglio fare altro. Ossia, esplorare la testa. Eccolo lì, il corvo di Odin. Figa, non lo prenderemo mai. Come cazzo ci arrivo? Questo cancello si può mica aprire in qualche modo? Sì, ma allora? Ma Claire. You never spoke of this creature. Sabaru Baraka. That surprise you? That an old man would be ashamed of the mistakes he's made. No. Che bella sta conversazione con Mimir. Ah, c'è un'altra strada. Però aspetta, qua dove siamo? Vita intanto. Mi sono messo malissimo. Nostro Atreus ci porta di qua, quindi forse. Forse. Ah, abbiamo aperto la strada. Aspetta, ci serve la bomba. Giusto, siamo tornati indietro. Ok. Faccio. Aspetta, Mi dia questo. Gentilissimo. È un dungeon su più livelli. Fighissima come roba. Mi fa morire che quando Kratos corre la testa sbatte sulla chiappa di Kratos. Non l'ho neanche visto. Perché stai fissando il culo a Kratos? Guerriera celtica? Sessualizzate la figura maschile. Vergognatevi. Tu dimmi, ma io non lo so. Un culo spartano comunque, sì. Arriva mondo! Eccoci qua. Deposito di scorie, non sono le mie. Ok, qua si può procedere. Ok, forse ci siamo, ragazzi. Aspetta che sento il corvo, ma non è di qua, è dall'altro lato se non sbaglio. Sempre che ce ne sia uno. Ah, guarda, i barnacles, com'è che si chiamano in italiano? Tipo le cozze, hanno un altro nome in italiano, non so come si chiamano. Quelli che si attaccano le barche, ragazzi. Allora, il corvettino è lì. No! Scappare. Mio. Sarebbe anche figo potersi avvicinare. Magari prima o poi potremmo farlo. Ok. Grazie bestiacce per le sub e tutto, grazie mille amici miei. Gigoric, grazie mille, Rut Valhalla. Aspetta che vedo intanto perché non mi fa vedere un cazzo. Tetsfili, Rullo, Zentic Joe e Francesco. Grazie bestiacce, Rut Valhalla, grazie mille. Ah, regalato... Zentica ha regalato 5 abbonamenti. 5 abbonamenti. Sapete chi ringraziare. 5 abbonamenti. Vabbè, sapete chi ringraziare. Dove vado? 5 abbonamenti, capito? Siete solo numeri. Sto scherzando, insomma. Dove devo andare, ragazzi? Beh, siamo un po' tutti solo numeri, effettivamente. E tu che numero sei? Chi è? Di Metal, grazie, mi spiace. Dove vado, ragazzi? Cioè, tutto qui? Veramente?
No, c'è una strada lì, io ci voglio andare, c'è un percorso, lo vedo. Il passaggio segreto è quello. Torniamo indietro. Ma è possibile mai che qua non si può scendere? Ma che palle! Vabbè, torniamo indietro. 7? Numero fortunato. Cerca il passaggio da sotto. Mica si vede però. Qua non si può salire. Collo taurino del nostro Kratos. La Venuzza ci guiderà. No, ragazzi, non c'è il passaggio perché non è di qui che dobbiamo andare. Forse si salta di là. Dobbiamo ripercorriamo tutta la strada. Probabilmente, avendo sbloccato le bombe adesso, magari possiamo aprire un altro passaggio. Non lo so. Le secondarie non le facevi su screen? Sì. Ma a me piace. Mi piace mentire. Fin da piccolo, infatti. Ho costruito un castello di carte, di menzogne, di bugie. Basta un soffio. Basta un soffio per buttarlo giù. Ma ricordatevi, ragazzi, che se ci credete alle menzogne, queste prendono vita. E nulla potrà fermarvi. Credete nelle vostre bugie. Io credo in voi. Perché non credere nel diavolo, se il diavolo crede in voi? Dove siamo ritornati qua? E nulla è servito. Non sento più il corvo di Odino, quindi perfetto, questo ce lo siamo levati. Ma qua posso ancora congelare sta affare, volendo sì. Inutile, ma certo. Ah, non so dove cazzo andare, ragazzi. Non capisco come arrivare dall'altra parte, porca troia, sto sclerando. Come arrivo di là? C'è un passaggio di qua, è ok, ma come cazzo c'è... Come ci arrivo? Non si vede dall'altra parte. Deve esserci un... qualcosa che mi sfugge. Qua sotto? No però. Ah, aspetta! Facciamo impazzire un po' Atreus. Aspetta, da lì? No. Da qui, forse? Dalla catena? No. Mi sa dal molo sbloccato? Ma dalla coda ci diamo la testa? Che facciamo, la coloscopia alla balena? Ma da qua si potrà passare, dai. Ci sarà un passaggio? No. Cazzo, sei tosto sto enigma ambientale. Dove sta andando? Dove sta andando? Ah sì, no, è giusto, è giusto. Scendi e vai in barca. Va bene. Da quello dopo? Dino dal molo. Ma dal molo della coda? Ma non ha senso, ragazzi. Vabbè, level disegno. Cioè, quindi io vado al molo là e arrivo di qua e da qui arrivo di là, vabbè. Dobbiamo tornare alla barca, però la barca dove cazzo è? Di qua. Figa, dobbiamo fare tutto il giro. Puttana vacca. Che lavoro, che lavoro. Boom. Perfetto. Opla. Ok. Speravo che la creatura fosse morta da tempo, ma chiaramente gli Aesir non importavano. Nemmeno di ucciderla per pietà. Mica, ma è orribile sta cosa. Come facciamolo noi? Kratos, va bene che ti piace, però. Si è proposto di uccidere. L'eutanasia. Attenzione. Possiamo raggiungere la coda. È la coda però, non la testa. A meno che c'è un altro molo dall'altra parte, io sono un deficiente. C'è un altro molo sulla testa, non l'ho neanche controllato. Oddio, ho paura che se la liberiamo, poi non posso esplorare la testa. È giusto? Boh, proviamo. You would still save this broken creature. I know what it is to be imprisoned like this. I can't just leave it. And if it is beyond saving. I don't understand. Let us continue. Bello anche migliorare il rapporto che sia migliorato. Entra un fantoccio. Che questo scambio di.
di dialoghi con Mimir. Buonasera. Ah, oh, ci siamo scambiati i colpi. Stanno arrivando? Dove cazzo vuoi andare? Dove vuoi andare, amico mio? Ehi! A lei! No, volevo fare il colpo in corsa. Sì, sì, ragazzi, sono tranquilli. Sono facili, sono facili. Ormai questi nemici li conosciamo a memoria. Uccidilo, Atreus. Schialfa. Oddio, no, ci sono quelli che vomitano. Questi li detesto. Ah! In faccia! Sì, ho visto. Aiuto! Oddio! Ah! Ma va, fai... Puttana! Ma... Mi trisciottano? Allucinante. Attenzione, devo migliorarmi. Vedete quanto è migliorato, secondo me, anche l'intelligenza artificiale? I nemici ti accerchiano, non è più come prima che ti metti in un angolo e vaffanculo. Qua te la devi sudare la vittoria, eh. Ecco perché trovo il nuovo tasto per schivare, francamente, fastidioso. Ma che roba? Dico. Yeah. Arrivo! No! Muori! Sì, 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 sì! Ah. Cadi lei? A posto, mi dia un po' di vita. Anzi, forse era meglio tenersela per dopo. Allora tocca agli amici qua. Ma se usassimo le lame del caos per questi stronzi, che dici? Non è meglio? Vieni qua! Oh, sì! Oh sì! Dove cazzo? Ah! Vabbè. No, 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 lui. Prendilo! Vieni qua! Vola. Aspetta. A voi! C'è davvero? Attenzione che non so se ci sono altri nemici però, eh. Addio. No, buttalo giù. Buttalo giù. Che cazzo. Quanti siete, oh? Sto arrivando? Ma minchia. Siete scemi? Si sente che è una modalità difficile. Lame del caos suprema. Sì, a me fan schifo, ragazzi. Non riesco a... Non ce la faccio. Cioè, una volta che... Lascia, ragazzi. Non posso farci niente. Grazie, Atreus. Ottimo. Fanculo. Un attimo, l'ho vista brutta. Quasi. Facciamo che ammazzo prima sto stronzo, va. Mi turba un pochino. Bene, buono. Ma se ci mettiamo... Atreus scazzutissimo, va. A spargere il verbo del babbo. Però potrebbe finire male, Ocio, Preso. Dove cazzo vai? Boni lì. Ci siamo? Ma va, fa un culo, va. Fare attenzione, ragazzi. Adesso me la sto giocando meglio, ma... Grazie, Atreus. A posto. Come è successo? Parati! Quanti cazzo siete? Fermi! Ma porca di quella... Ti recuperiamo un po' di vita, ragazzi. A lei, a voi. No!
Ma porca puttana! Oddio! Figa, si fanno male! Vai Atreus, vai Atreus, vai Atreus, vai Atreus, vai! Boom baby! Dove lascia? La vita, mi serve la vita, mi serve la vita, attenzione, perdono. Grazie, mio. Potenziarci un pochino i colpi. Ma vaffanculo. L'ho buttato giù per un pelo. Te lo fai di male. Muori. Ma che soddisfazione, ragazzi. Quale soddisfazione, questo gioco mi piace troppo. Dicevo, non è che le lame del caos mi facciano cagare, però io vedo God of War Ragnarok come Leviatano. Mi dispiace, ma io prediligo il Leviatano. Da quando esiste, da quando c'è il Leviatano. Per me. Ok. Non vedo l'ora di racimolare abbastanza XP per... Opla. Ho aperto lo shortcuts. Per poterci potenziare un pochino le abilità. Oddio, in realtà forse posso. Quindi forse possiamo... 3059, sì, qualcosa possiamo fare. Però ci sarebbero anche le abilità con le lame del caos, che io non le sto proprio cagando, ste poveracce. Pertanto, disattiva abilità? No. Ah, perché possiamo... Come dice? Possiamo disabilitare le abilità? Cosa comporta questo, ragazzi, secondo voi? Cioè, mi dai punti esperienza? Tipo come se vendessi l'abilità e posso spostare i punti esperienza da un'altra parte? Possibile? C'è anche un leggero ritardo nella chat. Credo ti restituisca i punti. Non l'ho mai fatto. Infatti, chi è il pazzo che ci ha provato? Non l'ho capita questa meccanica. Ottimo. Ragazzi, prima, sperimenteremo, dai. Magari non con la prima dell'albero, altrimenti mi crolla giù tutto l'albero d'abilità, però... Mentre scrivi, inclini L in avanti, premi R1. Ah, ok, sì. Vabbè, questa qui e questa immagino sia l'R2. Ah, L indietro. Che cazzo? Ah, tipo Power Ranger. Fighissimo, gli lanciamo una scintilla di fuoco addosso. Tieni premuto R1. Mentre brandisci le lame per scatenare una raffica di attacchi con danni elevati. Allora, facciamo una roba. Io acquisterei questa. Questa. Che sono la, e diciamo sono le abilità di mobilità. Quindi la schivata con attacco annesso. Gli attacchi ravvicinati con le lame contro i nemici congelati infliggono danni bonus. Ma che è una tortura cinese? Li congeliamo e poi li uccidiamo. Ah, Atreus, è vero. Atreus attiva l'aggressione nemica. Cosa, non ho capito, scusa. Attira le aggressioni nemiche quando Kratos è sotto pressione. Ah! Oppure Atreus esegue prese che durano più a lungo. Assolutamente sì. Ottimo. Poi Leviatano, un'abilità con Leviatano. Questa cos'è? Gli attacchi ravvicinati con l'ascia contro nemici in fiamme infliggono danni bonus. Ah ok, li diamo fuoco e poi li congeliamo. Ci rimane questa, ragazzi. Tieni premuto R1 per caricare Leviatano e provocare un'esplosione di gelo. Dai, facciamolo. E abbiamo quasi sbloccato tutto, cioè non tutto, la parte iniziale. Quello? Non c'è più. Allora, qui c'è da aprire. Da sbloccare. Ci serve quindi una di quelle bombe che non so dove cazzo sta. Qui c'è l'altro pezzo della coda. Probabilmente liberandola ci sbloccherà anche il punto dove troviamo l'aggeggio. Ah, vedi? Sì. Aspetta. Allora, liberiamo prima la bestia, va? Yeah. Tail must be chained as well. Porca puttana. Ah, andiamo dall'altra parte e la liberiamo da lì. Ha senso. Let's go. Eccoci qua. Perfetto. Quindi tutta sta roba... Intelligente. Tutta sta roba che avevamo visto prima serviva per poi sbloccare la coda della... del balenotto. La coda è più grossa dell'animale stesso. È sempre così. Round dell'aggravio. Che cos'è?
Cos'è sta roba? Probabilità di fortuna alta di conferire un bonus di rabbia con la parata? Perché no? Uno scudo rund, forgiato con all'interno la rabbia di uno spirito adirato. Bello. Mettiamocelo. Quanto è bello lo scudo a torre, ragazzi. There. You're free. What's going on? Maybe it needs a little encouragement. Can you get me closer to its eye for a face-to-face, brother? Ah. E qua ci ricolleghiamo di qua dove c'era staffare. Che immagino ancora non possiamo sbloccare, giusto? Esatto, è ancora bloccato. Peccato, peccato, peccato. Là ci siamo andati? Sì. Adesso ci chiede di andare all'occhio della bestia. Quindi dobbiamo tornare giù. Da dislessico, come vedete, avevamo già esplorato questa zona prima ancora di doverci andare. Allucinante. Atreus, qua sta cosa non so come funziona. Se tu magari... tu che conosci i prozii... giganti, magari potresti, no? Allora, torniamo a parlare con la bestia, però col balenone, che tra l'altro ha un nome che ancora non mi ricordo, Limbiac, una roba del genere. Ma la colpa è di Odino, adesso è la colpa sempre di Odino. E eccoci qua. Allora, come facciamo ad arrivare là, ragazzi? Come cazzarola facciamo? Ci deve essere un modo. Intanto qua c'è un bel barilozzo. Prendi prima i forzieri rimasti? Ma li ho già presi, ragazzi. No, ma li abbiamo già presi. No, oh, poverina. Quest'occhio non lo apre, è ciecata. Giugiola. C'è la pulizia dei denti? Che bella che è, madonna. Però prima di parlare col balenone, come cazzo ci arrivo? Travels, I heard of a great battle in your homeland, at a place called the Gates of Fire. Porte di fuoco. You were there? No. Is that regret in your voice? I did regret not dying there for many years, but no longer. È stagno, Kratos, come facciamo? Ti sei già stato sulla chiave dove hai trovato la chiave. Aspetta, sulla testa dove hai trovato la chiave prima del gong. Ah già, è vero, quindi quella zona lì l'abbiamo già esplorata. Where were we? We can't forget Ymir, the first giant. Odin carved him up to form the lo fece a pezzi per formare i regni. Questa è la storia di come è nato il mondo. What about the giants of Jotunheim? They all seem dead when we finally. Ah, aspetta, aspetta, questo è importante. Remains a mystery. Though admittedly, it sounds like the Aesir god's dream. What about Fjorgyn? Thor's mother was a giant, wasn't she? Indeed, she was. The circumstances of her demise were murky at best. Cioè, attenzione, ha detto che quello che abbiamo visto a Jotnar con Atreus alla fine dell'uno era il sogno degli Aesir, quindi vedere tutti i giganti morti a Jotnar, perciò in realtà non è così, cioè Jotnar non è così adesso, non ha senso sta cosa. Stranissima sta roba. Not sure I can blame Odin for that one. He wasn't the same after. Oh, I know. There was Skadi. Ah, Skadi. She spurned Odin's affections, so we tricked her into killing her father. There was Starkadr the Mighty, the Jotnar military leader. Slandered by Odin, tricked and murdered by Thor. And there was Thrym the Cunning, the giant king who stole Thor's hammer. Odin traded him Freya to get it back, then sent Thor in disguise to murder his entire court. Wow. Questa storia è bellissima. Ah, Hrungnir the Brawler. Hrungnir. The Stone Giant. Quello con la quale sono nate le... Enough of this. No! I do not care. Come non mi interessa? War with Odin is not the answer. Dicevo, quello dalla quale sono nate... La mitologia racconta che da lì sono nate le pietre per cotare, per affilare le lame dalla testa di questo gigante spappolato dal martello, gigante di pietra spappolato dal martello di Thor.
on, you great blubbering beast. Shoo! It's not moving. Why is it not moving? It has grown accustomed to its chains. But no. No, we can fix this. We just need to chase it off. Scare it. Spaventarla? Something. There is no making things right. Only better than they were. Possiamo solo migliorare. Ebbene. It's the wind blowing on its face. I can feel it. May it provide some comfort. That's not enough. Ma che tristezza, Dio buono. It seldom is. No, non uccidiamola, per favore. Ci sarà qualcosa che si può fare? Mi sto strozzando. Perdono. Il peso delle catene completato. Ah, ok, ci dice che cazzarola è. Lingbach. Sembra che Mimir abbia commesso parecchie crudeltà qui a Svartalfheim. Nessuno più riprovevole dell'incatenare questa creatura e raccogliere il grasso con cui produrre l'olio. Compiere un atto così crudele e dimenticarsene senza mai farne menzione. Mi ricorda il capitano di una nave a cui feci un torto molto tempo fa. Sì, questo è proprio il diario di Kratos. Anche lui fu privato della sua libertà e soffrì per via di ciò che ero e delle scelte che facevo. Forse c'è un mostro nascosto in ognuno di noi. Fa anche i disegnini, Kratos, bellissimo. Però non ci spiega che creatura mitologica è. Buono, allora, questo l'abbiamo fatto, più o meno. Mimir, that big dwarf statue we saw. Oh, who ci dice he? Chi è la statua all del nano. Stonefoot, warden of Svartalfheim. Used his wisdom and saggezza e potenza per imprigionare alcune delle creature più pericolose dei re. I nani, eh? I nani guerrieri. Mica tanto inutili, gli amici. There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke. Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? Scusa, figliolo. Grazie. I lied to them. Perfetto. Beh, Mimir, complimenti, eh? Hai fatto un ottimo lavoro con Odino alle spalle. Ah! Sbaglio, sono più facili da trovare qua i corvi. Nuova aria rivelata. Qui c'è un casino da fare, ragazzi. Non so neanche da dove cazzo cominciare. Cosa fa sta roba? Abbasserà questo ascensore, immagino. Bet we could swing across that lift thing. Gantry. Thanks. Ok. It's gotta be the right spot. Sì. Presumo. Ma non ci dobbiamo attaccare da qui. Ah, si può anche scendere. Roba. Fermi. C'è un bel po' di roba da fare. Allora, con calma. Qua si sale, ma si sale dopo. Qua si rompe, ma si rompe dopo. Perfetto. Opla. Ah, vedi. I smell fuel. Bet a spot from your blade would cause quite a boom. Oh. L'ho fatto tre volte però, gioco. Ah, nemici? Peccato. Ma sono vivi sti qua o no? Parrebbe di no. Ma adesso ci sarà sicuramente il... Non mi vengono le parole, ragazzi. L'agguato. No, ho sprecato la vita, sono un deficiente. Allora, qua c'è da spaccare ancora per arrivare sotto e scoprire il grande segreto. Quindi, qui sopra, dobbiamo riuscire a liberarlo, dovrebbe esserci il barile dall'altra parte. Perciò, per di qua, immagino. Qua i nemici non ci attaccano? Non ci credo. Qualcosa non va. Sblocchiamo lo shortcut. Chi c'è qua? Questo si può aprire? Sì. Ah, così. Boom, a posto. E sbaglio sempre. Non ci arrivo. Dai.
No, Kratos, Kratos, Kratos. Dai, vai giù. E sblocchiamo 3 vie, non 2. Minchia, è un delirio. Qua cosa c'è? Un nanetto con... Father, up there. Cosa? Lassù dove? Dove? Ah, di là. Ok, grazie Atreus. Sì, lasciami esplorare però, porca miseria. Di qua siamo arrivati. Possiamo tornare indietro volendo. Qua è per salire, lanciarsi e aprire il passaggio segreto, va bene. E andiamo. Atreus spoiler, sì. One or two tried. The Einherjar made examples of them. They killed the dwarves? Can you have convinced them not to? Aye. Cazzo, pesantissimo. Gli Einherjar, che sono i guerrieri di Odino, hanno ucciso tutti i nani. Atreus gli ha chiesto, potevi convincerli a non farlo? E lui ha risposto sì. Però non ha fatto nulla. Hai capito, Mimir? Buonasera. Com'è? Ottimo. Mi dispiace davvero tanto. No, ho ancora i tasti dell'uno in testa, le mosse dell'uno in testa, quindi non riesco bene a trovarmi. Geniale. Allora, questo qua tra l'altro è Futhark, dovrebbe essere quello intermedio, non mi ricordo di che periodo storico, però è indecifrabile per me quella roba, è veramente un casino. Tutte uguali le rune. Pezzi d'argento. Te muori. Arrivederci. Qua ci si tuffa, ma sti cazzi. Ah, qua si tira su di nuovo. Ah, bisogna passare di là. Come cazzo passo di là? Bisogna passare sta roba. Minchia, devo tornare indietro, ragazzi. Vabbè, intanto leggiamo cosa c'è scritto qua. Comunque uno ha un calo di FPS che a pagarlo, eh. Fatto benissimo. Ah, impressive. Cosa? Cioè c'è scritto? Il flagello. Cadling, il flagello degli abietti. Qui ucciso un nido di 20 esemplari. Mi chiedo se si tratti di una leggenda o di una millanteria. Vorrei che questo Cadling fosse qui per illuminarsi con le sue strategie. Merda. Dobbiamo tornare indietro, ragazzi. Devo farmi tutta la strada da capo. Che bello. Non saperlo prima. Però credo di poter... No, devo accedere alla ruota di qua. Quindi, aspetta. No, giù, giù, giù. Non so, giù. Ok, boh. Per di qua. Perfetto. Opla. Ok. Come è stratificato il gioco? Mi piace un po', ragazzi. Ferro battuto. Ok, ci siamo. Niente di che, però. Hanno messo... Hanno impreziosito meno il contenuto dei forzieri. Ci sta. Però hanno messo molti più forzieri. Qua c'è... Ci siamo stati? No, infatti ci è qualcosa. Mi piace passeggiare. Farà la campagna di Call of Duty Modern Warfare 2? No, non credo, ragazzi. Non credo perché non... Francamente non... ho provato la prima missione e non mi ha preso per niente. Mi sono annoiato tantissimo. Ma perché... Mi sono cambiati i gusti, ragazzi, col tempo. Non lo so, gli FPS non riescono più a prendermi. Un conto è giocare online, un conto è giocare la campagna principale. Online ancora le partite me le faccio volentieri. Però sparare per sparare contro dei bot, diciamo, di intelligenza artificiale, non mi convince. Per quanto sia epica, per carità, perché posso capire che sia... sia comunque una buona campagna action, però non l'ho giocata, cioè proprio non ho provato le prime due orette, poi mi sono sfracellato la... Dove vado? Ah, ma lì c'è da rompere un muro. Ah, aspetta però. Devo riportare sulla... Cazzo, devo far tutto da capo. Allora, fermi. Questa la dobbiamo portare su. Voilà. Non so neanche come sia fisicamente possibile tutto ciò. Poi, una volta portata su, dove cazzo vado? Dov'è?
di là. Ma la posso portare su ancora? Perché che cazzo è stato quel suono? Trace, tutto bene? Aspetta, sono un tantinello confuso. Non ci arrivo. Ah, devo semplicemente abbassarla. Easy. Passiamo all'ascensore. Però mi sa che è troppo bassa. Ah no! Ah, c'erano 4 livelli, non 3. Ok, fatto. Ok, qua c'è la fucina. Scendiamo, perché sicuramente qua c'è roba da cattar su. No, si ritorna indietro. Motivo a noi sconosciuto del perché fare ciò. Andiamo a fare culo ai nemici e probabilmente moriremo provandoci. Immagino che adesso ci sia da menare le mani. Esatto. Ok. E andiamo. Ma va fanculo. Aia. Basta. Presa. Vai Atreus, vai così. Bravo ragazzo. No, che fai? Porca puttana, si son tosti. Guarda Atreus! Che ragazzi! Abuso un po' della regia spatta. Ma dai, che l'ho colpito prima io! Allora, con calma. Lo status del fuoco. A lei! No, devi fare il tacco in corsa, cazzo! Mo' schiva. Vabbè, abbiamo colpito l'altro. Due di fila? Bello! È morto! Kratos. Schiva. Non ha schivato. Arrivederci! C'è roba da cattare su, no? Sì. Cosa c'è di qua? Grandi segreti? Grandi successi? C'è una strada, ragazzi. Dove ci porta questa roba? Ah, semplicemente per tornare indietro. Ma sono deficiente, Ma sono veramente deficiente, ragazzi. Quello era un tuffio carpiato, ragazzi. La gara agonistica dei tuffili. Sei tuffato di schiena. Oppa. Tutto ciò che fa Kratos è coatto. E anche questo l'abbiamo fatto. Vanno, grazie mille, bestia. C'è tutto qua. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource and mediocre blade, the dwarves lost a bit of themselves. Minerali di Nidavellir, così possiamo farci anche il resto dell'armatura. Ottimo. Quindi, vabbè, racimoliamolo. Qua c'è un pezzo di cuore di bestia. Mio. Resti di bestia. Torniamo indietro di là e proseguiamo, ragazzi. Perché mi sa che ci siamo, abbiamo fatto un po' tutto, anzi no, fammi vedere un attimino la mappa, che non carica, ottimo. Allora, attenzione, perché c'era... Non mi ricordo più un gazzo. La baia abbandonata, questa è il nostro balenone. Qua dovrebbe esserci un'altra baia da esplorare, quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è di là. E poi c'è l'ultimo da fare, che dovrebbe essere l'ultimo impianto, Mutvintnir. E poi si turnica indietro, torre di guardia, esatto. Va bene, dai, allora pian piano... Ah no, qua c'era il teletrasporto, giusto, l'avevamo attivato. Insieme a quella stronza che ci ha fatto un culo tanto. Allora, andiamo a esplorare l'altra baia che dovrebbe essere... Aspetta, vedendo la visuale... Esatto, per di qua dovrebbe esserci una baia che non abbiamo visto, ragazzi.
Ci sarà qualche segretuccio, qualche roba da ciappare su. Non mi tiro indietro. Più facciamo, più possiamo potenziarci. Qua di forzieri non ne vedo. Tra l'altro, nella mappa ci dovrebbe dire... Allora, appunti 1 di 2, forzieri leggendari 0 di 1. Ma in questa zona? Eh sì, quindi non abbiamo finito. Allora, qua abbiamo fatto tutto. Qua non abbiamo fatto ancora un cazzo. Qui abbiamo fatto un po' tutto. Qui... non scoperto. Cazzo, ci sono due robe che non abbiamo scoperto, ragazzi, qua. Perché proprio ci sono queste spiagge che non abbiamo visto. Ah! Qua c'è un botto di roba. Quanta roba c'è qui? Ma sia fuori di testa. E qui, vabbè, ancora non abbiamo capito un cazzo. Allora, no, aspetta, ci servono dei funzionari degli appunti. I am not wrong there, brother. Odin would have wiped out every last dwarf in Svartalfheim if he couldn't use their skills. C'è una cassa leggendaria, sì. La strada dalla quale sei appena sceso si può attivare il baule leggendario. Da questa strada qui? E dove cazzo è, tra l'altro, il baule leggendario? Non lo vedo. E dovrebbero esserci anche gli appunti dei nani da qualche parte. Forse da qui? Ah, sì, ok, ho capito. Ho visto, ho capito come fare, ragazzi. Ci mancava un pezzo, giusto. La porta che c'era da spaccare prima, che avevo visto e che poi non abbiamo più spaccato. Allora, così. Opla. Posto. E chi ci vuole? Devi sfondare il muro. Va bene, mamma. Chi è? Pocio? Grazie mille, bestia. Adesso si fa, ragazzi. Wow, nice. Bello. Lo sento. C'è un corvo? Ma scusami, ma li abbiamo trovati tutti, mi dice qui. Ah no, era il tintinnio di spada di questo baule, cretino che sono. E sono molto simili. Ah ah, tempesta di Njordor. Oh, un attacco veloce roteante, subito. Ah, l'abbiamo mantenuta allora. Io l'ho usata per un bel po' nel primo God of War. Morsa dell'inverno oppure questo fa più danno, meno gelo, questo fa anche stordimento. Io farei questa perché comunque colpisco a 360 gradi, il che non è per niente male, quindi buttiamoci dentro questa e via. A posto. C'era un piccolo bug o non c'era l'ascia in mano ad Atreus, o sbaglio? Levatiano 2, attacco unico, tempesta. Ma non c'è l'ascia in mano da Atreus. E a Kratos. Non ha l'ascia in mano. Vabbè, complimenti. Hanno fatto un aggiornamento di 15 minuti. E basta. E adesso non c'è più l'ascia. Io sento ancora il corvo. Allora no, c'è un corvo. C'è un corvo nascosto qui, ragazzi. Che non te lo dice nel... Sì, c'è. Non so dov'è, ma c'è. Si sente palesemente un tintinnare. Ma che cazzo è? Dov'è? Forse di qua si può rompere, non credo. Com'è verde sto posto. Quindi adesso abbiamo questo. Bello. Poi potenziata non è neanche male. E il suono dell'artefatto dei nani? Ma mi sembra più che altro... Boh, Dio, Andrea, mi sembra più che altro proprio un tintinnare... Posso risalire qui? No. Bene. Però posso risalire qui. Ci manca un... Un appunto. Dove cazzo sta? È qua. È vero, era l'artefatto dei nani. Attenzione. Tranne che nel regno tra i regni, per fortuna. Ah, quindi i corvi nel gioco servono anche a trasportare Odino. Lucky ass. Culo fortunato. Allora, nel codex cosa abbiamo trovato? Che cazzo ne so? Appunti. Cos'era? Merda, ragazzi, non sappiamo più cos'è. No. Il dio Cineri. Cos'è che abbiamo trovato? Lettere. Non so. Il flagello. Era il flagello? No. No, questo era gli abietti. Com'è che si chiamava, ragazzi? Passione. Dove cazzo è? Eccolo qui. È incredibile ciò che riescono a toglierti. Adoravo lavorare in miniera, avventurarmi nelle terre
indurita per estrarre i frutti, lo sporco sotto le unghie, il sangue del regno che mi macchiava i vestiti. E ossessionato. Mi portavo a casa con la ricchezza, a lavoro fino a trasformarla in qualsiasi in qualcosa di bello, qualcosa di mio. Ora lo faccio per voi, per gli Aesir. Ora devo farlo perché altrimenti vengo picchiato. Che poi le botte le posso sopportare, la pelle guarisce, ma mi avete tolto la mia passione. Ogni giorno mi sveglio con l'odio di dover fare la cosa più che un tempo dava un senso alla mia vita. Madonna. No, non ho letto. Basta, ora basta. Riempirò una scatola con le mie opere di metallurgia migliori e me ne andrò in quella baia dimenticata dagli dèi. Qualunque cosa mi attenda a Helheim, amiche, è andato fino al regno degli El. E comunque migliore di vivere così tutti i giorni. Consideratele pure le mie dimissioni. Ah no, cretino, è che si è rifiutato di lavorare per Odino, quindi probabilmente Odino gli vieta il Valhalla e quindi finirà alla morte ad Helheim. Ah, quindi praticamente tipo chiesa, questo compra la... Geniale. Ha comprato i nani in questo modo. Lavorate per me e vi mando nel Valhalla. Bene. Bello, carino. Kratos, facciamo qualcosa della nostra vita o... Kratos? Kratos. Sbaglio sempre i tasti allora. Allora sono io. Arrivederci. C'era un uccello autoctono di troppo. Boh, mi ha fatto tutto qui, no? Eccellente. Sì. Andiamo a esplorare di qua, se c'è un qua, altrimenti niente. Però immagino di sì, perché lì vedo delle strutture. E via. Povero pappagallo norreno. Bello che con un colpo... Che cazzo è stato quel suono? Con un colpo di remi ci facciamo... 500 metri. Colpo di remi e un colpo di reni. Qui c'è roba. C'è parasolo. Due robe. C'è roba tutto, eh? What do you think it means? Seen more raiders come back as hellwalkers lately. I thought freeing the Valkyrie Queen was supposed to restore balance to the realms and keep that from happening. That's a good question, lad. And a troubling one. If hell's filled up again, it suggests that something's been hindering Sigrun. Qualcosa deve aver ostacolato gli sforzi di Sigrun. Oppure una questione. Sigrun è la regina delle Valchirie che portava appunto i non morti al Valhalla. Unable to visit. Even occasionally. Yeah. Sorry, Mimir. Ma c'è un problema. Perché non posso tirar fuori l'ascia e menare il corvo da qui? Beh, perché no? Altra baita. Altro giro. Hello? Seems abandoned. Sembra deserta un cazzo. Allora, di qua si può passare di là per accedere di qua. Perfetto, geniale. Un po' con calma, ragazzi. Si fa tutto, c'è anche un forziere. Una tomba? Trapalozzo time? Che cazzo sei tu? Attenzione. È un gigante quello? Non lo so, non so se ha senso quello che sto facendo. Questo? No, non possiamo procedere per di qua? No, non farmi questo gioco, ti prego. Non mettermi cose che non posso esplorare. Ah, porca di quella miseria. Ladra. E che cazzo? Dove sta? Dov'è l'altro? Figa, sono quelli... Questi li detesto, questi cosi qua da suonare. Ce n'è un altro di qua. Ok, e quindi devo farli tutti in sequenza. Uno, due e poi l'ultimo. Il primo deve essere per forza questo. Veloce, Kratos, veloce! Boom, baby. What? Ce l'abbiamo fatta. Mela di Idun. Toh. Nuova vita. A posto. Perfetto. Nessun nemico, però. Questa cosa mi puzza tantissimo. Ci c'erano fuori delle bestie. Sembra un gigante questo. Un gigante incatenato, tra l'altro.
e dei guerrieri armati d'ascia. Qui non ci possiamo fare nulla ancora, ragazzi, quindi dovremo tornarci. Forziere leggendario, appunto, il corvo di Odino non ho scoperto. Il corvo di Odino è di là, che non posso prenderlo, e quindi nulla. C'è un oggetto dietro la tomba? Aspetta. Come verrebbe da schifo? Tu prosegui su. Ok, perfetto. Grazie, Mimir, gentilissimo. C'era una roba dietro la... Ma non c'è nessun oggetto dietro la tomba. Che minchia dite? C'è una cosa da prendere? Ah, qua! Figa! Scusate. Pezzo d'argento, sì. Ero talmente preso dalle cose più importanti che non ho calcolato le monete. Le ho viste, però proprio non... Scusate. Allora, vabbè, qua dobbiamo tornarci dopo. Cosa cazzarola è? Serve Atreus qua. Ci sarà qualche nuova freccia speciale da usare? Sì, poi si passa di lì. Che bello, tutto così pacifico. Turnichiamo indietro. Procediamo, andiamo qua che ci... Non so cosa c'è. Qua non ci siamo stati, mi sa. Oh sì, non mi ricordo più. Allora, fermi. Baumie. No, non c'è un cazzo. Qui non ci siamo mai stati. Cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono i miei occhi? Father, look. We can chisel through this door. Oh, sì. Ma la Valchiria? Non è possibile. Ditemi che c'è una Valchiria da combattere. Vi supplico. Oh! È certo che funziona ancora. No! Che tristezza! Che tristezza! Nice. È bello bello. Ok, lì c'è una catena, quindi questo è un... Ah, quindi qui si ritorna. Scusate. Ci sono rimasto male pure io. Le Valchirie le vedremo dopo a sto punto. Vabbè, si vedrà nel trailer, quindi. Peccato, però. Ci ho creduto tantissimo. Allora, quindi qua è... In realtà questa qua è la fine di un percorso. Lì c'è una grotta e a giudicare dalla mappa probabilmente ci siamo fuori da qui. Si entra da qui e si esce fuori da lì. Però... A meno che c'è anche qua... No? C'è troppa roba che non possiamo visitare ancora. What is it, Mimir? It's nothing, brother. Just... You ever have those moments where you wish you could... Ma ci siamo già stati. Back. Rewrite your own past. Make different decisions. Journey through time is more trouble than it is worth. Ah, fair point. You're speaking metaphorically, right? No. Of course you're not. Ah, che bello qua. Mimir è passato da dirci un pochino quello che... Da spiegarci un pochino il mondo che abbiamo attorno a noi a... tipo... senso di colpa. Ok, qui è... Qua si continua, ragazzi. Però aspetta un attimo che controllo, perché mi sa che abbiamo altre spiagge da visitare. C'è un botto di roba, ragazzi. C'è un botto di roba e questa è quella principale, se non erro. La via. Per andare a Nida Pellir. Eccoci qua. Cos'è? Ferro battuto. Così, che galleggiava. Ottimo. Posso immaginare i pesci che ci sono qua sotto. Do you regret not allowing Odin to kill them? I don't. Buonasera. Avete suggerito di usare lame del caos per distrarsi. Effettivamente avrebbe... ha un suo senso. Perché almeno li puoi colpire a 360 gradi. E che non posso non shottarli, ragazzi. Mi sento una merda a non shottare sti nemici. The doors weren't chained up like the Lumbacher. Couldn't they quit? And do what? Their newly built forges poisoned the soil of Svartalfheim.
incapace di coltivare. È la Madonna. Oh, that's clever and awful. Allora lì c'è una Non ritorna su sta roba, vero no? Come facciamo? A salire qua sopra? Si potrà? Non lo so. Let's find out. Che avvisa Kratos quando ci sono i pericoli tipo dietro di te, come lo faceva anche nel primo. Ormai mi sono abituato. Ma Atreus sta un po' sul cazzo a tutti, ma io penso che sia un personaggio meraviglioso. Mi piace un sacco, sinceramente. Boom. Outline. Bella con la spada, prendi la spada, no! Metà seme di Muspelheim? Minchia. What makes you say that? Thinking, I guess. L'arena del Muspelheim, di nuovo? It was fun. It was training. You didn't have fun? Non ti sei divertito. Well, anyway, we should look for the other half of the seed. Once it's whole again, we can see where it leads. Ah, mi vede lo stronzo. Porca troia. Il crogiolo è iniziato. Figa. Si ritorna al Muspelheim. Come faccio ad ammazzare quella bestia senza che mi veda? Di qua. Ah. E moccia. Mi fanno una tenerezza quei cosi. Mi tuffo. Ok. Pelle conciata, ferro battuto. E poi abbiamo da leggere qui. Era una spezzata, incredibile. Buonasera, benvenuti. Seppon, grazie mille. Speppon, grazie mille per essere venuto Valhalla. Roba al codex, fermi. Se stai leggendo questa scritta, torna al lavoro. Beh. Incisivo. Agli ordini. Ok, questa roba si può girare. Questa roba si può girare. Giriamola. Alla faccia, c'è tutta sta potenza. Opla. Great. Now we can make it across. Vediamo un po' quanta roba c'è da fare qui. Ho aperto la mappa, non il menu. Non scoperto, impianti di estrazione 0 di 1. Poca roba. Ok. Pezzi d'argento, qua c'è una catena che hanno già tirato giù. Chime. Verella Games Week il 26. Sì, sì, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Abbiamo il nostro stand, ve l'abbiamo già detto, vi faremo sapere bene l'orario a breve. Ah, cazzo, c'era da prendere quello. Aspetta, forse... No, ho sbagliato tasto. Forse dovrebbe darmelo lo stesso? Eh no, devo tornare giù a prendere quella roba lì. Mi state dicendo questo? Ah beh, c'è la catena, che culo. Tutto a posto. Easy. Gioco, pensa tutto. Toh, ferro battuto, perfetto. Scusa Treus, perdonami. Gentilissimo, vai così, vai. Vedete che non utilizzo nessun leg day per Kratos, come vedete lui penzola. Mi piace così. Allora, lì si può continuare a salire, infatti lì che dobbiamo salire, mi sa. Ma non è che dentro questi, da questi fori si intravede qualcosa di prezioso? No, pare di no. Mi stavo antipatico nel primo, ma non subito, solo dopo circa metà gioco, perché rispondeva male a Kratos ed è diventato sfrontato e maleducato. Beh ragazzi, mettetevi nei panni di uno che viene educato da Kratos, ragazzi. Atreus no, non fare nulla. Ok, questo possiamo usarlo per combattere, attenzione. Questo ci serve per vivere. No! Atreus, perché non hai fatto nulla? Mannaggia. E andiamo. Aia! Oddio!
Non sputare! Non sputa! Cazzo, appena detto! Figa se è forte! Ui, bobo! Porca trota! Fermi! Buone lì! Aia! Porca puttana! A lei! No, ok, ok. Mi piace un botto questa combo combo, ragazzi. Ma va fangulo. Oddio. Madonna mia. Mi sono salto. Dove cazzo vai? Ma mira, no! Ma perché mi ha preso il lock della salamandra che c'era lì? Ha funzionato? Non ne ho idea. Ok, mi serve quella vita, mi serve quella vita. Atreus, distraili, distraili, Atreus, distraili. Oi, bobo, va bene, usiamo le lame del caos. Vita, grazie. Ah. Aia. Avanguro. Ma basta. Ma tre, da Kratos, non morire, Kratos, 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 Kratos. Schifezza. Sì. Oh, sì, 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 sì. Via. Boh, basta? Non mi ha dato un cazzo, visualizza nel codex cosa, scusami. Che bestia, la bestia che... Ma l'abbiamo già visto, era il... non mi ricordo più. No. Hellwalker? No. Midgardiano? Questa è capo dei banditi. Ah, non l'abbiamo neanche letto. E chi lo... la madre Bergsla. Ma non... perché? Vabbè, chi se ne frega. Allora, aspetta che c'era altra vita di qua che poi non ho più cagato. E anche... da rompere questo. Però qui, ragazzi, c'è un corvo di Odino, giusto? No. Sì, ci sarà sicuramente un corvo di Odino anche qua. Figurati se non c'è un corvo di Odino. Si lancio lì, lascio. Ah, però. Fate finta di nulla. Come bandito rincoglionito. Boom. E anche questa l'abbiamo fatta. It is done. If you could call so meager a task done. A wee drop out of the Asgardian occupational bucket. You must live with your deeds, but do not be troubled by them, brother. Oh? And why not? You were given an impossible problem. Do not blame yourself for failing to solve it. I'm sure the dwarves... Credo che i nani la vedano diversamente, ciò cioè non si sta... No. Ma che bello sto pezzettino di mondo. E abbiamo fatto i servizi di Asgard. Allora, ci facciamo l'armatura di coso, di Nidavellir, da Brock. Però io prima, ragazzi, voglio cercare di capire se abbiamo preso tutto, perché francamente non ne sono molto sicuro. No, ci manca qualcosa che non abbiamo scoperto. Ma che cosa? Cosa c'è che non abbiamo scoperto qui? Eppure mi è parso di aver trovato tutto, ragazzi. A meno che io debba girare ancora. A little while ago you mentioned Odin's ravens. What's to stop him from using them to pop into existence and kidnap anybody he wants? Consent. L'unico modo per viaggiare con loro è di propria volontà. Ah, devono scegliere i corvi di far volare Odino. Vabbè, buona presa per il culo. Carino, un sistema carino per giustificare l'onnipresenza di Odino. C'è l'impossibilità dell'onnipresenza di Odino, ma vabbè, qualcosa che non sblocchi ora. Si fa back... ah, si fa backtracking più avanti. Ah, ok. Ecco, questo è il mio difetto incredibile. Io in God of War 2018 ho passato tipo non so quante ore a cercare di arrivare in posti dove non potevo arrivarci prima del tempo.
è proprio, sono fatto così. Non posso farci nulla. Bene, allora, ma ci potenziamo? Che dite, che c'ho 3000 punti XP? Facciamolo, dai, facciamolo, facciamolo. A questo punto sblocchiamo questo. Gli attacchi ravvicinati contro l'assi nemici in fiamme, va bene. E poi questo che esegue attacchi ravvicinati in rapida successione senza subire danni per potenziare le katane. Ah, questo c'era già tempo fa. Lame del caos, questo. Ti devi promuovere uno mentre brandisci le lame del caos per scatenare. Questa qua mi fa un po' schifo, non lo so, non mi sembra poi così pompata come roba. Bello questo qui. Dopo aver trafitto un nemico con lo strappo di Iperione, tieni premuto R1 per lanciarti in avanti contro i nemici a terra. Ma sì, facciamo. Dopo tiro fuori il Leviatano e via. Qualcuno di voi ha visto che ha detto che si lamenta del fatto che il gioco è troppi grugniti e troppe urla nel gioco? Beh, è un hack and slash, nel senso, i suoni sono sempre ripetuti. È un po' normale la natura del gioco, però ci sta che può dar fastidio, eh. C'è chi magari lo trova soddisfacente e chi no. Dove minchia sto andando? Andare di qua. Yes. Dove andare? Com'era l'addestramento spartano? Così. Spietato. Is that why you didn't train me like one? Did you not think I could handle it? Sto sbagliando strada, scusa. I did not think you should have had to. Thanks. Non ha addestrato un figlio come uno spartano. Vergogna. Qua ci siamo già stati? Possibile? Da qua siamo arrivati, non mi ricordo. Sì, da qua siamo arrivati. Olè. Ok ragazzi, campagna principale, ci siamo. Andiamo a conoscere questo Durlin. Incredibile, eh? E via! Attenzione però perché lì c'è una goccia di coso. Esatto, andiamo a prenderla. E non ce la faccio, è troppo forte. Ragazzi, io devo esplorare. Bella sta gabbia, cos'è sta roba? Cosa ci tiene qua dentro? Chi ci tiene qua dentro? Bello, 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 bello. Durlin, non Durin. Atreus, per favore. Nel mentre che sguazzano i piragna là dietro. Voilà, rugiada difensiva dell'Yggdrasil. Una bevanda ottenuta dalla rugiada dell'albero madre aumenta di 2 la difesa. In modo permanente. Nella tua terra natale. Ma adesso glielo chiedo. Why don't you just throw them away? I see the way you look at them sometimes. Ah. Like you're, I don't know. Come se le odiassi. Beh, ha senso. Even hateful things have their uses. Besides, I tried. They came back. Ci ho provato, ma tornano. Che senso? Letteralmente tornano. Quelle casse si possono rompere? Sono deluso. Sarebbe stato molto bello. E andiamo. Let's go. Non fai il braciere che non sei riuscito a fare l'altra volta? No, l'ho fatto l'altra volta. L'abbiamo fatto alla fine. L'abbiamo fatto o no? L'abbiamo fatto alla fine l'altra volta? Ah no, ma ragazzi, fermi. Io devo andare prima a potenziarmi con l'armatura del Nidavellir prima di andare da Durlin. Sì, l'abbiamo fatto, appunto. Però, Bonnie, andiamo un attimo da... Sì, lo so, avete ragione. Vi dà fastidio? Bad, anche a me. Grazie a The Python per i 100, visto adesso. Dov'è che è Brock? È qui, Brock. È qui, Brock? Non mi ricordo... Sì, è qui, Brock. Figa, c'è da far tutta la cazzo di strada. Bonnie. Oddio, magari anche Durlin ci può potenziare. Però, ha detto di andare da Brock, da Sindri. Andiamo da Sindri. Tanto è qua. Che vuoi che sia. Puoi farla dopo? Non me ne frega un cazzo, la voglio fare adesso. Ragazzi, mi dispiace. Soffrite, soffrirete. Le armature cambiano di estetica con i potenziamenti. C'è un granchio. Ho preso un granchio. Lascia entrata dentro al terreno. Sindri! Allora, questo l'abbiamo fatto, giusto?
e quindi possiamo potenziarlo. Io voglio fare però i vambraci migliori di Nidavellir, che dovrebbero essere questi. Shbadabang e tradizionale armatura nanica. Dopo vediamo un po' come cazzo è. E poi i fianchi, che dovrebbero essere la scarsella, eccolo qui. Ci aumenta un botto la potenza. E, ma per Atreus? C'è roba per Atreus? Vendi, cosa vuoi che vendi? Ah, i manufatti, giusto. Roba di Vasir. E attrezzatura. Posso vendere l'attrezzatura? No, non ci credo. Ma chi è il sano? Chi è il pazzo che vende l'attrezzatura? Abbiamo 11.117 monete nel mezzo. Take care of your armor and it'll take care of you. Però adesso, che? Ricompensa obiettivo, 900 XP, grazie. Però adesso, con tutto il rispetto, che cazzo sto combinando? Armatura busto. Allora, 10-10-10, minchia. Non mi fa impazzire comunque. Esteticamente non mi fa impazzire. 12 vitalità 6, runico 1, 5 fa sì, subito. I bracciali sono bellissimi però. Fianchi. Oddio, tutto insieme non è male. Non è male, un po' Signore degli Anelli, ma non è male. No, i gomiti coperti col... No, che schifo, dai, ma perché? Ma non c'ha la gomitiera, manca un pezzo. Ma Sindri, ma... At your service. Si possono potenziare? Want something in particular? Ah, però mica ci potenzia di un botto. Cambia colore. It fits. Ah, figo. Vediamo se posso potenziare le braccia. Sì, cambia colore. Vabbè, che stronzata. Pensavo aggiungesse pezzi. That might be my best piece yet. Vabbè, ragazzi, potenziamoli al massimo. Tanto posso farlo. Mi chiede pezzi d'argento e ferro battuto. Ma sì, ma perché no? Esaurimento delle barre di assorbimento dei nemici. Boom. Gonna keep it spatter free this time, right? Kratos? Dica. Pronto? Dimmi. Sindri. Boom. Era più bella l'altra armatura. Per i miei gusti. Mi piace di più il nani. Non mi piaceva il giallo, ma il nanico era più fine. Andiamo. Però questo effettivamente è fottutamente forte. Let's go. Salviamo e procediamo. Se potenzi al massimo diventa dorata tutta quanta? No, ma che palle ste stronzate qui. No. Father, what's the biggest thing you've ever fought? La più cosa, la più... I do not know. Come non lo so, il titano. Ma se you ask? I don't know. So we can compare. It is not a competition. Non è una gara. I mean, not yet. Attenzione. Attenzione, la rivalità tra padre e figlio. This is the safety office? Well, the sign a hair's breadth away from a head injury up there certainly gives that impression. Bene, che c'è scritto? Non si leggono le prime rune, vabbè. Permesso? Ah, così? Che bello. Ma che bello. Che pace. We're looking for Durlin? E là, nascosto dietro il libro. Più o meno si manda Brock. No. Has anyone ever had an appointment here? Sì, è lui. Ok. Danny DeVito. Here to collect on something, pal. Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Estrid's accretion proposal, eh? Che sono? We're looking for a prisoner of Odin's. Attenzione. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get? You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Già. Quindi non c'è la fede. Oddio, chiama il polpo come io chiamo Vuta. Come cena io?
Failed. Che bello è! La seppiolina! Failed. Ecco, meno male che devo parlare a Atreus. Rest of them are. One's left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait! Before you go. Cosa ci dà? Con la conchiglia scrive, che carino. Beh, ho sputato l'inchiostro. Take this. Lo voglio quell'affare sulla spalla. A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. La testa marcia. For speaking the old father's given name and yeah. For fucking up my desk. Attenzione. Fine. Yeah. Grazie, senti. Per 1005. Get out of my office. È stato un piacere, Dorle. Non vorrei dire, però ragazzi sembra. What about get out of my office? Don't you understand? You said her name was Diener? Cosa gli ha dato? Sure. Thank you. Cosa gli ha dato? Thank. Esci dall'ufficio di Dorne e raggiungi il porto. Complimenti per l'ufficio. Ma dicevo, sapete che mi ricorda l'imprenditore e non si può parlare. Proprietario della tintoria che c'è sotto casa mia. È identico. Sembra uno che ha un impero di lavanderie alle spalle. Pardon? Oh, and it talks too. Dina, would you get a load of this? Looks a little familiar too. I've just got one of those faces. Seems to me that's the only thing you've got. Vuoi parlarmi? Vuoi parlare di Mirto? Mi giro così almeno. Fate due chiacchiere. E cosa ha dato ad Atreus? Ah, dobbiamo uscire di qua. Non esploro molto, ragazzi, perché penso che ci torneremo da Berlin. Cosa ti ha dato Atreus? Hey. This isn't a fine. Not now. There are enemies ahead. E non possiamo proprio non possiamo un attimo. Ah, bene. E andiamo. Porca puttana, va. Figa che danno fanno sti stronzi. Ma va a cagare! Prendo! Veleno! A tre! Aspetta! Spara lì! Non a lui! Lì! Lì! Così viene giù e ammassa... No! Ci ho provato! Figa! Muori! Sto giocando malissimo, ragazzi! Ah, però se lo colpisco mentre in volo lo stordisco! Ottimo! Perfetto. Stanno arrivando altri? Io quasi quasi tento... Vabbè, ma siamo prima questo, va. Mamma mia, se non levo un cazzo il colpo di Neordur. Bello, bello. Non ci sono stronzi da... No, pensavo ci fossero i nemici qua giù. Vabbè, ritorniamo su, scusate. Non volevo scappare. Bene, ottimo. Sono veloci, sono molto veloci. Uccidili, uccidili tutti, sono morto io. Ce la possiamo fare. Allora, certo, sono debole ai pugni, prova. Veramente? Li stordisco. E andiamo di pugni allora. Allora, aspetta un attimo, Prima... Ah!
find a patch on high. Muori. Pugni? E pugni siano. Vediamo un po'. Non riesco neanche a prenderlo. Sì, perché li stordisco. Effettivamente. Fa tanto danno da stordimento, con loro funziona molto bene, tutto fatto. Ecco, una cosa che ho notato. Non ci sono le abilità corpo libero. L'abilità dello scudo, corpo libero, quel cazzo che è. Ma va a cacare. Aiaiaia. E vabbè, andiamo qua sopra, va. Vita. Ok, come siamo conciati? Oddio, piove merda. Boni, bonini. Atreus, vai, vai, ragazzo. Vola, vola. Vieni qua. Perfetto. Non so cosa cavolo abbia combinato. Quasi qua. Dove vai? Dove vai? Muori. Figa. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Eccoci qua. E due, ma perché no? E tre, vai così. Perfetto. Oh madonna, girati Kratos, girati. Oddio, mi stanno menando. Che cazzo si fa? No, così non ha senso però. Fermi, buoni. Andiamo a Reggio Sparta allora. Un circondato. Ammazza, 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 uccidi, 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 uccidi. Twitch contestualizza. Arrivederci. A lei. Vola, vola, vola. Lancio lungo. Che è successo? E questo? Sto godendo. Sto veramente godendo. Morti? Picchia. Signore. Okay. As I was saying, I think Derlin wrote down directions. The dwarf has given us a map. Ah, ci ha dato una mappa, l'amico. You smelled him? Hai sentito il suo odore? It seems to lead to a mine beyond that mountain. Ah. Tyr. Ah. Derlin helped us anyway. Not everyone uses axes and arrows to fight. Vabbè, insomma, componente della resistenza, appena abbiamo cicciato fuori il nome di Fei, ci ha dato la mappa per farci arrivare da Tyr. Ha senso, ha senso, ha senso. Io però qua sicuramente sto lasciando indietro roba, quindi prima ci appiamo su tutto, facciamo esplodere tutte le casse, poi a quel punto, quando siamo liberi di andarcene. Dico, vediamo se qua c'è qualcosina, ma non credo. Che meraviglia. Ottimo, così. Non c'è un cazzo da prendere. Qua sotto non c'è niente? Ah! E la madonna. Qua? Sì, qua dobbiamo procedere. Ce lo dice Atreus, indicandocelo proprio. Apriamo sto coso. Poi indietro c'è un'altra cassa, se non sbaglio. Sì, l'ho visto il forziere, l'ho visto. Mica che ansia, ragazzi. Un attimo, sto prima girando, poi prendo il resto. Madonna. Trovare dei resti di bestie è il minimo, effettivamente. Questa bellissima ascensore mi... Che poi più che ascensore sembra una gabbia, non lo so. Bellissima, mi piace veramente un sacco. Ok. Appunti e forze leggendari 0 di 1, ma immagino che il dungeon non sia finito, quindi proseguiamo. Salviamo e via. Quindi mi assicurate che dopo posso fare backtracking nel lago di prima del Nidavellir e del Svartalfheim e continuare, giusto? Ma Tyr lo troviamo subito, mi sembra strano sta roba. Sembra veramente strano sta roba.
Comunque, l'armatura sta facendo effetto, ci sta, ci sta. Cos'è? Dimmi che è un trenino. È un trenino per i nani. È adorabile. C'è roba di là. Fermi. Sì, sì, continuiamo il viaggio quando sarò pronto. Dammi circa un'ora. Ferro battuto. Ancora sta tomba? Ma che cazzo? Non mi piacciono ste robe. Non mi piacciono ste robe. Lì c'è un altro di quelle affari da attivare, che non so che cazzo sia. Esce dell'aria, possibile che abbia a che fare con Njordur? Ah, e lì c'è una spiaggia. Da lì siamo arrivati, sì. E quello? Ah, lì c'è il teletrasporto. Ottimo. Allora, mi sa che dobbiamo per forza attenerci al piano di proseguire. Proseguiamo, se neanche c'è molto da fare. Njordur è il dio delle tempeste, oltre che dei mari. Dei mari in tempesta, del mare in generale. Divinità del vento, potrebbe essere anche Skaldi, che in realtà era la divinità della caccia, che era pure sua moglie, tra l'altro. E come fa a girare da solo? Bellissimo. Vabbè, procediamo, poi vediamo. Se premo R1, afferro i nemici. Fa la carica e li afferro. There's a name I don't miss hearing. No one said it until you did, just now. Darling, he didn't need to say it, brother. It was written all over his face. Aveva scritto in faccia. Heimdall? He burned that into Durlan's head? Failed rebellions tend to warrant swift and enduring retribution. He is a captain of Odin. Aye, and the bearer of Gjallarhorn. Gjallarhorn. There are few things so dangerous in a man as lack of doubt. Il Gjallarhorn è il corno con il quale verrà suonato Ragnarok, quindi mi aspetto che una certa o Heimdall lo suoni per iniziare la battaglia o lo rubiamo noi e lo suoniamo noi e ci suoniamo il jazz, cazzo. C'è il corvo di Odino che se la svolazza. Raggiungi la parte anteriore del vagone rotto. Minchia? Bac. E la madre. Come cazzo è successo che siamo arrivati? Che bello. Quando la bussola diventa color oro significa che c'è un obiettivo nei paraggi. Ispeziona la zona e cerca indizi. Amen. Non l'ho preso. Tra un quarto d'ora ci siamo. Ogni montagna ha una faccia in sto gioco. Gardaland, sì, più o meno. Ma l'ho preso tantissimo, l'ho. Congeliamo l'ascia. Entro oggi. Che fastidio. Che leggero fastidio che sto provando in questo momento. Ma l'ho preso. Ma dai. Vabbè, proviamo a scendere, magari un'altra angolazione ce la fa. Le palme. Non c'entrano un cazzo con sta zona, un po' come le palme in Duomo, però. You know, maybe finding here is our best protection. Like Odin really didn't want us to find them. Ok, qui forse ce la facciamo, ragazzi. Odin won't have time to worry about us. If that is his war to fight. Ma vedete che lo prende? Cioè lo prende, si sente. Lascia, lo colpisce. Ma porca puttana, è impossibile. Eh no. Che palle. Più facili da vedere ma più difficili da prendere. Oh. Tu con le tue frecce no, eh. Fallo io con l'ash. Oddio, però potremmo provare la prossima volta. Magari le colpisci con le frecce. Cazzo, non ci ho mai pensato. Qua si può passare? Possono rompere sti carretti? No. Ok, ancora sti insetti che a una certa penso che ci attaccheranno tutti in coro. Aha! A bomb. Deactivated, but yes. Likely one belonging to Barry the dwarf. Barry il nano? Costruttore del grande Liar. Porca troia.
Bari Nano ha passato la sua intera vita a costruire la grande sala dell'idromele conosciuta come Lir. Mattone dopo mattone, pietra su pietra. Bari, sì, avete letto bene. Ha creato la sala più grande che potesse costruire, così che le canzoni e i divertimenti dei nani potessero echeggiare tra le mura fino alla fine dei tempi. Gli mancavano solo pochi giorni per completarla quando arrivarono gli Einarjar. Pretesero di utilizzare la Lir come una caserma temporanea. Quella stessa notte, Bari lanciò delle granate contro le pietre angolari del lavoro di tutta la sua vita, che crollò completamente sulla testa nel giro di poche ore. Sulla sua testa nel giro di poche ore. Quindi si è sotterrato. E lo incontreremo probabilmente. Quella deve essere la fortezza. Fico. Bari è protagonista di molti. Che cazzo sto leggendo? Cos'è quella roba lì? Ma dove siamo? A Parco Sempione? G.E.? Boh, vabbè, sono innamorati questi due. Il cuore è separato da una crepa, però. Che dettaglio. Però. Un cuoricino, sì. Oh sì. Oh sì, 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 sì. Questo è grosso. Questo è mio. Wow, is that a Trekkie? What happened here? Use caution. I think it's dead. Yep, definitely dead. Bene. Hey, I wonder if... Atreus! Ottimo. Bene. Ha sputato. Che soddisfazione menarlo. Oh sì! Ah! Maremma! Buono! Buono! Vai Atreus! No, no, no! Che fa? Ed è subito Monster Hunter! Minchia! Aia! Si sta rompendo la console! Ok, questo è un problema. Sono fissati questo. Aia, minchia che cefone. A lei. No. Ok, devo stare un po' indietro. No, Kratos, crepi! Ok, con calma, con calma, con calma. Vai così! Attenzione però, io proverei ad utilizzare... Non ce l'ho fatta. Sta elettrificando tutto? Non ci arriva a filà, vero? C'era modo per... Me la sto giocando malissimo perché sto facendo una cazzata. Allora fermi, attenzione, perché c'era l'abilità che abbiamo sbloccato per le lame, che ci permetteva di arrivare attaccati ai nemici. Strappo. Dopo aver attrafitto un nemico con lo strappo di Iperione, lo strappo di Iperione è questo, quindi dopo che l'ho menato... Ah, ok, però non penso si... non penso funzioni così. Cioè di nemici... Perché sono deficiente ad aprire il menu durante un combattimento? Cazzo, per un colpo, fanculo. Dino, prendi la vita. Non c'era, non c'era. Prenderò la vita per le corna e la farò mia. Arrivo! Sono concentratissimo, ragazzi. Che bello che è, che bello che è! Go!
Boom, baby! Aia! Però con lo scudatore lo stordisce se mi paro. Come cazzo ha fatto a prendermi? Treus, che dici di stordirlo un po'? Minchia! Mia. No, ho sprecato la vita! Ma va a cagare, va! Eeeh, schivo sempre, devo pararmi da quell'attacco lì. Ancora. Ora. Perfetto. Bello, bello. Bello tutto ciò. Ce n'è un altro? Vieni dai. Che cazzo. No, 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 no. M'ha preso, ma vaffanculo. Non all'ultimo. No, così, e basta. Cazzo, sei mortale. No, no. Via. Treus. Sì, sì, sì. Muori. Attenzione. Cocco del Dandy. Oddio, che meraviglia, ragazzi. Beh. Che figata. Che figata. Che figata, ragazzi. That one was tough. Stay on your guard. There could be others around. Bellissimo. That Drekkies were killed the first one we found. If so, their aggression that got them both killed. King Kong 2005. Sto bene. Sto bene. Guarda qui. Dente di Draco. Sicuramente con lui potremmo farci una bella armatura interessante. Fiamma del caos. Fiamma etere che si rigenera da nulla, che brucia in tutte le direzioni. Si genera bella, lama del caos. Rebbio Sparta. E eccolo qua. Fiamme di angustia. Un rapido montante che genera un geyser di fuoco. Scaraventa via i nemici. Attacco runico leggero. Aggiungi la nuova gemma alla runa. Dai, subito. Vediamo un po' che fa. Bello, bellissimo, subito. Assolutamente sì. Quindi io posso in qualche modo fare questo, poi passare a questo e fare questo. Di nuovo un altro climax nei miei pantaloni. Quindi possiamo fare due wombo combo una dietro l'altra. Ah, di qua si passa. E spaccare i grandi culi. Capite che se forse mi fossi messo a fare la missione principale prima, avremmo facilitato il gameplay tantissimo durante l'esplorazione, ma io sono fatto così, prima esploro, soffro e poi dopo vado avanti. Questo gioco somiglia a Skyrim, ho letto. Down there, I can see a mine. That has to be what Derlin was talking about. Tracks up on the left there. Might be another train we can take. Father, what if a war with Odin isn't just tears to fight? What if it's ours too? War is not the only way. Beh, però è l'unico che conosci, Kratos. Better gods. Dei migliori. We're trying to stop Ragnarok, to help people. Insomma. And what if the only way to do that is war? Atreus. Insomma. Allora, lì intanto c'è qualcosa da acciappare su. Però c'è una strada di qua. Andiamo. Let's go, go, go. Che c'è di qui? Bella. Che è stato? È esploso qualcosa. Pezzo d'argento. Qui c'è un carretto. Ora non c'è più. Altra vita. Un manufatto. Caro sovrintendente, ancora. È con grande vergogna e tristezza che devo informarla che non sarò in grado di soddisfare la quota da lei richiesta per questa stagione. Mi ritengo semplicemente incapace di forgiare un'armatura delle qualità e nella quantità che lei mi ha richiesto. Ovviamente la colpa è solo mia.
Spero che la mia dimostrazione di consapevolezza possa convincerla, non ho letto, convincerla a essere indulgente nei miei confronti. E invece, al momento la mia produzione si è ridotta significativamente a causa delle ferite che ho subito in precedenza per non aver rispettato la sua quota e temo che, e lo dico sempre con il massimo rispetto, ulteriori punizioni corporali non farebbero che minare ancora di più la mia produttività. Per questo è stato menato ulteriormente. Comunque, non ha, ragazzi, in realtà ha senso che da un drago noi otteniamo la fiamma del caos. Il concetto di God of War non è che la mitologia norrena sia distaccata da quella olimpica, è che sono due mondi, cioè è tutto nello stesso mondo, diciamo, tra virgolette, un universo dove le mitologie si mischiano, ci sono dei antichi, dei nuovi, bla bla bla. Quindi è possibile che il fuoco del caos sia presente qui, ma in un'altra forma. Quindi ci sta a potenziare le lame del caos con la fiamma del caos che si ritrova dentro alcuni tipi di nemici che vengono dal Muspelheim e che quindi utilizzano le fiamme. Ma quanto è bella sta fucina, tra l'altro. D'altronde, alla fine dell'uno, se non sbaglio, dentro non mi ricordo dove eravamo, nel tempio di... Trapolosso, fermi. No? Si vedeva uno degli altari dei giganti con... Che bella sta scena! Si vedeva un altare dei giganti con dentro tutte quante i regni mitologici possibili e immaginabili che probabilmente giocheremo nei prossimi God of War, credo, spero, non lo so. Il tempo dei samurai! Avete rotto il cazzo voi il Giappone. Cioè, con tutto rispetto per il Giappone, però basta, sono pieno, pregno, non ce la faccio più. Ma voglio l'Egitto. Ebbene, lo avrai. Due mondi che collidono. Sì, il concetto è quello. Ma di qua si procede, credo. Boh, non lo so. Forge ahead. Alla fucina. Unintended, I imagine. Detto questa semplice indicazione, si cela il grande risentimento dei nani nei confronti della morsa di Odino su Svartalfheim. E che serve il progresso se nasce dall'oppressione? Kratos, meno... E come facciamo? Oh cazzo, come facciamo ad aprirlo? Devo accendere la torcia? No. Oh, che bella immagine. Mamma mia. Allora, procediamo perché è di qua che dobbiamo andare. God of War Etruschi, bellissimo. Canzone triste. La patria della pizza. Immaginate che bella una mitologia. La mitologia italiana. Mandolino, pizza. No, vabbè, però gli dei romani. Beh, non ha senso perché sono quelli greci. Li abbiamo ciulati. È vero. Di qua si può salire, ma di qua ci siamo già stati. Aspetta, ci sono due vie. Una via di là. Aspetta. Oh madonna. Minchia, Kratos, complimenti comunque. Con gli anni ti stai... Si sta sciogliendo i muscoli, l'amico. Mitologia egizia comunque sì, ragazzi, è molto figa, ci starebbe come concetto. Sì, levi Atreus. Il bello della mitologia antica è che si assomigliano tutte, quindi ha senso mischiarle. Allora, qui abbiamo un troll morto. Oh! Ah! Che bello! Che bello! Ma che bella sensazione! Vieni qua! Olè! Ah sì, adesso lo faccio! Bon. Poverino, com'è morto sto troll? Che belli che sono, tra l'altro. Ma piccolino lui? Li ricordavo più grossi. Ci siamo alzati noi.
Ma poverini, si attaccano. Ah, liberiamo il passaggio. Il passaggio. Bella anche sta cosa che le... C'era una runa. No, fe, c'era... No, no, Kratos. Aspetta, eh. No, non salire sopra, per l'amor del cielo. Ok, we need to go left. Va bene? Wait, I meant my life. Treus. Keep going. Pigli per il culo? We're so close, just a little to the left. Tu a sinistra o mia sinistra? That's way too far. Mimir, tell him left. Allora, mi dislessico, so ragazzi. Close, just a little to the left. Capito, ma? Ce l'abbiamo fatta? Yeah, that's it. Comunque guarda che lo vedevo il binario. Here we go. Andiamo a educare il figlio. Allora però aspetta, perché qua c'è roba. No, da lì siamo arrivati. E qua? E questo? Whenever you're ready. Ma che cazzo è sta roba, ragazzi? I don't think this is working, brother. Maybe we should come back. Dovremmo tornare più tardi? Ma è Frey? Sì, è una statuetta di Freya. Va bene, mi fa vedere roba. Eh no, dobbiamo farlo dopo. Eh no, non penso funzioni. Eh no, ci torneremo più tardi. Fanculo. Sì, lo capirò tra 15 minuti, sì. Kraken Hatchling gave you a stone. Oh, Ah, Kraken, giustamente. Yeah, covered in algae. I was thinking we could show it to Brock and Sindri when we got back. Here. Okay, so we came here looking for Tyr because we don't trust Odin, right? If you think about it, Thor could. Uh-oh. Yeah. Abbiamo visite? Dare un'occhiata fuori? Stiamo volando? Porca puttana! Ma va! Ah! Fangulo! Ok. Arrivederci. Ah, il biglietto? No. Aia. Aia. Tell me where. Atreus, look for a brake to stop the train. Should be a leader of some sort. Bandit! The brake's stuck! Keep trying, little woman. Ma che sta succedendo? Ci ha rotto il freno? Ah, porca di quello. Stop this train! Ma sono un po' troppi. No, non rompere tutto. Bellissimo. No, cosa ho appena detto? Ottimo. Tutto bene? Uber, un'esperienza. Che cazzo sono finiti in Islanda? Oh, eccolo. Minchia, gli ha mozzato la... Daudivöder. Aspetta, questo qui, vabbè, portatore di morte pure lui o no? Cosa vuol dire? Daudi è morte. Il dolce profumo di un troll, idromele e carcasse d'alce che fermentano nello stesso barile nella palude più umida di tutta Svartalfheim. Almeno sono facili da evitare, dato l'odore e la completa ignoranza dell'arte della furtività. Che belli i troll. Come cazzo è successo, però? I can't believe it. Are you serious? Vabbè. Vola, vola. Non riesco mai. E che cazzo però, ragazzi. Fanculo, scusatemi. Porca puttana. Posto? C'è ancora un altro? Dove? Prendo la vita intanto, va. Spara qua, va. Che serve? Dov'è? Chi è? Ah! Sanno schivare. Ma no! Buttati! Che è morbido! C'è un corvo di Odino, c'è un corvo di Odino. Non l'ho preso. Oh, bravo, Atreus. Sto arrivando. Oh.
Vola, vola. Oh. Ah, che bello, chiama Little Brother, Atreus e brother Kratos. Non me ne ero neanche accorto. Qua c'è un delirio di roba da fare. Allora, lì abbiamo questo marchingegno che si è fermato. Un corvo di Odino che ci metterò altri 15 minuti ad uccidere. Ragazzi, qua c'è da esplorare tutto e di più. Quanto tempo abbiamo? Ancora mezz'ora. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora facciamolo. 3 ore premi, 3 ore sane. Allora, grandi segreti e grandi successi. Mio. Questo potevo utilizzarlo, non l'ho fatto. Lo sparo nel cielo. Ui. Porca troia. Bicchia, pensavo lo lanciasse un po' più vicino. Provo con Atreus. Bravi, bravi, bravi. Che me l'avete ricordato, perché già me lo stavo dimenticando. Allora, qui c'è la stra... Ancora! Oh, spavento! Vola! È schi alfa, però nel mentre è andato giù. Boom. Un altro? Ma basta! Non l'ho preso, buono così. Aspetta, 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 aspetta. Ho sbagliato tasto, perfetto. Possibile che non riesco mai a prenderlo. Sono più forti gli amici, eh. Vola, vola, vola. Allora, ciappalo su. No, ciappalo su. Lancialo su di là. Ce l'ha fatta? Non ce l'ho fatta, peccato. Ma che ho fatto? Devo schiacciare cerchio, no, no, non R2. Perfetto. Boh. Mi fate respirare 5 secondi e capire dove cazzo mi trovo? Kratos, fa tutto bene. Un respiro profondo. Boom. E liberando sta cosa, cosa è servito? Lo utilizzeremo dopo, immagino. Allora, qui abbiamo un corvicino di Odino. Potrei farlo, forse, ragazzi, eh? Però ci mette molto più tempo. Più che altro c'ho 3 frecce. Ok, dobbiamo scendere giù per provare a prenderlo. Ma secondo me Atreus lo può fare. Non capisco che senso abbia... Ah, ci dà delle risorse. Ottimo. Guarda le texture del taglio dell'ascia, figo. Ah, ci dà risorse spaccare ste robe, va bene. Qua possiamo salire su ancora. Ma ritorniamo di qua, esatto. Sto familiarizzando col luogo. Dice schiappa, sì, dice schiappa. Forziere. Ok. Sì. È una fucina, tutti gli effetti. Prendi i corvi perché poi nel regno ci sono delle casse che si aprono con un determinato numero di corvi. Oh, grazie. Bella come meccanica. Attenzione, questi... Questa roba... Melenia, Melania. Allora, attenzione. E se posso con Atreus? Niente, ho colpito quella trave lì. Perfetto. Però sono anche deficiente. Sono deficiente anch'io, effettivamente. Non credo di poter utilizzare i corvi, ragazzi. Cote della squartatrice notturna. Che cazzo è? Vecchia e inutilizzabile. Cote di Lofnid. Bisogna riconoscerlo. Tagliare la gola ai nemici con il favore delle tenebre è un metodo tranquillo, efficace e che incute paura. Ci sono molti modi per liberarsi, ciononostante Lofnid scelse questo. E per un po' funzionò anche. Gli Eitnerjar non potevano credere che l'adorabile cameriere della taverna che serviva ai loro tavoli con un bel sorriso sulle labbra e quella luce negli occhi potesse essere la stessa assassina che li massacrava di notte. Eppure era proprio così. Ne uccise 11 prima di essere catturata. E anche quando la giustiziarono, gli Einarjar dissero che aveva quella stessa luce negli occhi e lo stesso sorriso sulle labbra. Nice.
No longer of use. But enough about you. I'm talking about the whetstone. Buono. E beh, e mo? Allora, procediamo per di qua, ragazzi. Questi li posso mettere. Sì. Però non mi danno monete. C'è qualcosa lì. È uno strano suono, tra l'altro. E c'è un corvo. L'ho ucciso. Allora, ritorniamo su, perché qua era semplicemente del collezionabili. Oddio, in realtà è un teletrasporto quello, però non so come si attiva. Prova a bucciare con le lame. E c'ho già, l'ho già fatto, ragazzi. Non ha funzionato. Non credo possa... Non brucia. Posso provare a fare così, ma... Non va. No, va attivato in un altro modo. Una magia. Sì, si potrà attivare successivamente, sicuramente. Allora, dunque... E non so dove cazzarola andare. Questa è una zona molto vulcanica. Figa. Ok, dobbiamo andare di qua per forza, sì. Ci ha parlato dei troll, quindi ne troveremo altri? Ti prego, dimmi di sì. Troll? Troll? Che stai facendo, Atreus? E in Slav Squat, adesso si fa il suo meraviglioso... Ah, qua possiamo passare. Ma, vabbè, adesso. No. Qui. Mio. Oddio, che piacere. Ancora, ancora, per favore. No, ancora. Dov'è? No, fermo. Preso. Perfetto. Procediamo. Tizio bello, grazie mille, Ruto Valhalla. Hai sentito una certa parola prima? The word does not matter. You lost control. We were falling through the air. I thought we were gonna die. Is that what you truly wish your last word to be? No. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Che parola ci ha usato, scusatemi? Bottana? Cos'è che ha detto? Prima di morire, Atreus? Merda, io ho sentito, però prima stai dicendo... Nella traduzione è scritto... Brr. Infatti stavo cercando di capire a che cosa si riferisse. Infatti io ho sentito merda. Attenzione, le parolacce. Guardate l'ombra possente di Kratos. E scendiamo. Salve. Ok. Roba gialla, quindi roba... Dei binari, devono condurre la miniera, dovremmo superare questo carico, sollevare questo carico. Immagino, sì, bisogna sollevare questo carico. Come faccio a salire là sopra? Che fatica. Niente? Qua si può aprire? No. Ah. Allora, immagino che io debba in qualche modo... Aspetta, Questo ponticello non si può utilizzare, è troppo piccolo per piedi normali. Cosa? Qui mi posso tuffare? No. Lì nemmeno. Si congela l'acqua? Eccoci. Ah! Uno. Good bet there's a couple more near here. Let's find them, yeah? Let's find them, yeah? Ok, con calma ragazzi, troviamo tutti quanti i bracieri e apriamo anche il forziere da quella parte lì. Non riuscire a fare questa zona in tempo. Allora, ah, guarda, qua c'è un altro. Perfetto. Però qua non c'è nulla, c'è una rana. Sono un mostro. È uscito del sugo? Da quella rana? Devono essere francesi gli sviluppatori. Cooperativa, attenzione, abbiamo trovato il muro di Coop TV.
Coop TV minerare di Asgard Svartalfheim. Sebbene non sia io ad aver coniato questa curiosa combinazione di parole, non si può far altro che rispettare il linguaggio puro e privo di emozioni che copre decenni di massacri e oppressione. Credibile. Quindi Coop TV è una parola priva di significato che copre decenni di massacri. Buono. Ok, qua abbiamo fatto. Ah, c'è un altro qui, che cazzo l'aveva visto? Sbadabim, sbadabam, li abbiamo accesi tutti, giusto? Me l'ha acceso? Ah, va, fangulo. Eccoci qua. Io. Boom. Ok, Reggio Sparta. No, voglio la mia ascia. Grazie. Procediamo per di qua. Buono, ragazzuoli. Forse ho capito come riusciremo ad aprire quella roba lì. Ci scaraventiamo addosso questa. Ha senso? No, non ha senso. Beh sì, se poi dopo lo spostiamo. Non ne ho idea. Che è sta roba? Cos'è sto simbolo? Ah, niente, ok, era per far salire Atreus. Va bene, non t'ammazzare, arrivederci. Come crescono in fretta. Father, there's a gate up here heading towards the entrance to the mine. If you can get up here, I'll need your help lifting it. Mi serve un'ana per sollevarlo. That was close. Try again. Come cazzo devo fare? Allora fermi, eh. Oh, come on! You can jump that? Your knees aren't that bad. Atreus. Oh, cazzo, devo azzeccare il punto adatto, perfetto? Un po' un casino. Voilà! Ma come se la ride? Come piglia per il, come per culo al babbo? Fa bene. It's another one of those wooden troughs. I wonder how the dwarves got stuff like this. Aye. Might be the great motivator of convenience. Why do the work when you can get the wet stuff to do it for you? Boom! Quindi grazie a un sistema di carrucole inventiva, pazzerella, i nostri nani sono riusciti a scavare con avidità. Che cazzo sei tu? Scusate. E che stiamo facendo qui della nostra vita? Qual è il senso di tutto ciò? Ah, vedi. Opla. Buono. Si sale. Voilà. You lift on your side. I will lift on mine. Ah, insieme? Che cazzo? Minchia. Heavier than I thought. Stai diventando forte, ragazzo, eh? Allora, lì... Io lo so che giocheremo nei panni di Atreus. Io lo so, sto solo aspettando il momento. Allora, lì... L'ingresso alla miniera di Darlin. Sì, però... aspetta, perché qua c'è un casino. Qua non possiamo passare, dobbiamo passare dall'altra parte. Sì. Oh, madonna mia, che casino. Che intreccio di roba. Non si capisce un cazzo. È veramente, veramente bellissimo. Non che non si capisca un cazzo, ma che... Si è confuso. E mo? Maybe you can hit it from a different angle. Porca troia. Aspetta. Se blocchiamo di là, probabilmente possiamo passare. Che è stato? Ah, si è abbassato quello dall'altra parte. Ce la faccio? Ci arrivo? Non ci arrivo. Non ce la faccio. Ce la faccio? Non ci arrivo. Com'è? Incredibile. Povero uccello. Incredibile. Ma qua possiamo alzare? No, qua siamo arrivati. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda qui. Ma scusa, ma scusa. Ma allora, guarda Atreus. Cosa non ha preso? Cosa si è perso? Povero ragazzi. C'è scritto di premere pallino? L'ho premuto pallino. Ragazzi. Ragazzi. Qua posso scendere? No, non posso scendere. Posso scendere? No, non posso scendere.
L'ha premuto, cerca. Eppur non si muove. Visto, devo colpirlo da un'altra angolazione. Ma come cazzo faccio? Perché le angolazioni di altre non ce ne sono. O da qui forse. No, non ha senso però. Andare dall'altra parte. Devo andare dall'altra parte e non so come diavolo fare. Allora, non arrendiamoci. Se io congelo qua, cosa succede? Che si abbassa di nuovo quella, giusto? Sì. Si alza quest'altra? No. L'acqua passa di qua. Ah, ok. No, ma mi sa che quel pezzo lì l'abbiamo già oltrepassato. E dovrei riuscire a colpirlo da qui. Se Atreus si levasse da... non ce la fa. È incredibile. Sei costretto a superare il carretto più avanti e fare il giro. E capire come superarlo sto cazzo di carretto, ragazzi. È che è talmente confusa sta zona che non riesco a capire se sto facendo la strada giusta. Forse devo semplicemente scendere giù di qua. No, procedere per di qua non si può. Qui abbiamo già fatto. E niente, allora dobbiamo tornare su. Si potrà ottenere Mjolnir come arma? Boh. Beh, sicuramente le strapperemo dalle fredde mani di Thor. Non lo so, non credo. Io penso che Thor sia troppo forte per noi. Sarta verso il carretto, Dino. Vai dritto. Ma si può. Ma ho schiacciato cerchio 6 volte, vi giuro, non è saltato. Ma porca troia, ecco, pensavo, ero sicurissimo non si potesse fare. Sindri, voilà. Che sorpresa. Sera. Got something else for you. Che è successo? What is it? Since you're currently lacking a light source, sorry, and have no way of seeing exactly what untold horrors lurk in the dark, these will help. Okay, back to your exploring now. Tornate alla vostra esplorazione. Sono Thanks, Sindri. Torce? Hey, what do you mean by untold horrors? Ed è sparito. Un grande classico. Un grande nano. Bene. Cosa ci ha dato? Una torcia? Perfetto. E andiamo. No! Vabbè. Non vedo. Ci penso io. Ma va a cagare, Preso. Ok. Livello di bronzo completato. Ottimo. Vabbè, qui nel mentre, ragazzi, ci diamo un pochino da fare. Ah, cosa succede? Arrivederci. Le animazioni le ha mantenute più o meno simili. Oh, oh. Cosa cazzo è successo? Bom. Dati? Allora, attenzione perché qua si può salire, procedere verso Tyr, credo, però qua c'è altra roba da fare. Quindi, esatto, procediamo per di qua prima, perché tanto è giusto, giusto... Si tratta giusto di liberare la stradina, ne è vero? E portando l'acqua di qua si gira quell'altro mulino che... Ah, vedi? E che cazzo serve? Dove diavolo sta andando? Va bene. E? E tutto questo per? Stay there. Yes, sir. Dobbiamo ricolpire. E ce la faccio? E non credo di farcela. Ah no, giustamente, lascia. E dove ci porta? Facciamo un giro? Ci vediamo di là. Ok. A questo punto non so se sia questa la cosa principale. Mi sa che quella lì era l'esplorazione dentro quella grotta. Sono un cretino. Ottimo.
Lo capirei fra 15 minuti. Buono. Lumiere, what is the likelihood Tyr is imprisoned in this mine? Darlan might have been as well oiled as this crane, but I don't believe he'd lead us astray. Attenzione. You think the lad's too trusting? He is eager. Vuole mettersi alla prova, questo nebbia il suo giudizio. Judgment. Oh, effettivamente. I know you have more faith in him than that, brother. Vabbè, quello se ne returnica indietro. Ah, semplicemente si, c'era roba da sapere su. Perfetto, ok, ottimo. Che fine ha fatto Kvasir? Fatto a pezzi dal suo pubblico. Una storia di fratellanza narrata da Kvasir. Pelliccia e acciaio, che duo poderoso. Compagni nel guaio per un destino valoroso. Uniti dal fato, divisi dal disprezzo. Tra qualche nemico adirato e nuovi alleati nel mezzo. Acciaio e Pelliccia. Ah, Ratchet & Clank. Pronti a lasciare il segno, spalleggiati da amici. Hanno salvato ogni regno con le ultime due. Con gli ultimi due. Il manoscritto si interrompe all'improvviso. La parte inferiore della pagina è bruciata e illeggibile. Beh, sarà stato qualche. Ah, ma c'è il simbolino di Ratchet & Clank lì a fianco. L'ho visto adesso. C'è il disegno. Quindi anche gli altri sono. Questo cos'è? Esatto. The Last of Us. Sta roba qua. Non lo so. Placare gli attriti, la sfera in aria, l'arma si rest, non c'ho voglia. Ah, questo qui era Horizon, possibile? Figo. Era Destiny quello? Ah, ok. Non l'ho mai giocato. Pomi della sentinella Eterea, Eterna. Cosa fa? 6-3, forza runico. Attenzione, sarebbe carino vederle, ma non possiamo. Ce le abbiamo già? No. Sentinella Eterna. Ragazzi, qua. 6-3, 4-5. Belli, mi piacciono. È così che funziona, io vado a gusto estetico. Torniamo indietro e via. Abbastanza. Ancora mi chiedo cosa cazzo servano queste tombe e cosa nascondano. Io un po' mi inquietano, francamente. E bestiacci, allora, qua si prosegue, si va avanti. Madonna, che cos'è quella roba lì? C'è roba. Ma lo faremo la prossima volta. Quindi, salviamo e proseguiamo alla prossima, ragazzi. Allucinante. Sì, lo so che sono le 23, appunto. Allora... Il continuo forse sarà uno screen, ve lo dico già. Abbiamo fatto 3 ore di God of War oggi, perché così abbiamo la settimana un pochino più... siamo andati un pochino più avanti nel gioco. Mi raccomando, rimanete incollati su YouTube, perché probabilmente uscirà uno screen. Anzi, no, perché domani ho tutta la giornata piena, forse non ci riesco. Però domani abbiamo Bending the Ink Machine... No, niente, allora direttamente giovedì lo continuiamo. Mi fermo qui e continueremo la prossima volta, ragazzi, perché domani mi sa che non riesco proprio a giocarlo, purtroppo. Sono straimpegnato, poi dopo siamo in live. Hai fatto 2 ore e mezzo? No, lo so, ragazzi, lo so. 23.30? No, fino alle 23.30 no, ragazzi. Mi devo un attimino... Sono passate veloci 3 ore, sì. Volete che andiamo avanti? E il problema è che io non voglio mozzare cazzino o altro, perché sennò se ci fermiamo, non lo so. Non lo so, scegliete voi. È peggio così, ragazzi. Anche secondo me, perché secondo me adesso ci sarà tutto un altro un altro dungeon da esplorare, se mi immagino, eh. Preferisco giovedì. Sondaggino, attenzione. No, più che altro vorrei che mi dicesse Andrea se è meglio proseguire o no, che lui ha finito il gioco. Non spoilerate, per Cristo Dio. Meglio chiamare? Non ho letto. Meglio chiudere qui, secondo me. So cosa si aspetta. A posto, boh, ben, fine. Perché mi sa che qua succede qualcosa, qua dentro. Quindi, appunto, fermiamoci, ragazzi. Lo continuiamo la prossima volta con tranquillità. La prossima volta sarà giovedì. A meno che se esce un off-screen, vi avviso immediatamente e poi lo continuate a vedere, appunto, su YouTube. Boh, dai, ci fermiamo. Tanto il nostro lo abbiamo fatto.
Madonna, sto gioco è... è stratificato. Una cosa che mi piace un sacco tra le miliardi è la regia dei momenti in cui nelle cazzine è spettacolare, sembra un film, è fatta da Dio. E stiamo anche esplorando bene, perché non mi pare di aver lasciato quasi niente indietro, a parte quelle spiagge che dobbiamo ancora rivedere quando facciamo backtracking. Non mi pare che mi abbia lasciato indietro tanto. E siamo anche andati avanti. Joystick è morto, il joypad è quasi morto. E siamo anche andati avanti con la campagna principale. Perciò, sti cazzi, ragazzi, abbiamo fatto oggi, dai. State 3 ore proficue. Ottimo, ottimo. Oh. Una volta per settimana, però, richiamo di finirlo fra 3 anni. Se abbiamo fare. No, ma che una volta a settimana, ragazzi? Ho detto che ci sono gli off-screen in mezzo, il gameplay su YouTube. Nel mentre io lo gioco anche su YouTube, ragazzi, per questo. Buonanotte a chi sta andando, ragazzi. È stato un piacere, come al solito. Ma vi piace questa meccanica delle 3 ore? Vi rompe il cazzo? Sciascio, grazie mille. Test incomprensibili nel mentre, molto, sì che ci piace, sì bellissimo. L'importante è questo. Ottimo ragazzi, mi fa piacere, l'importante è questo. Allora, aspettate un attimo. Boh. Mettiamo un po' di musichette di sfondo. Adesso mi dite cos'è che non vi piace del gioco. Ci sarà qualcosa che non vi piace del gioco. Ci deve essere, perché nessun gioco è perfetto. O forse sì. Ci deve essere qualcosa che non vi piace, dai. Sono curioso. Sparate. Aspetta che alzo il volume. Sentite la musichetta di sfondo, ottimo. No, che c'è una fine, basta queste minchiate, dai, figa, sempre a ridere e scherzare, basta, fate i seri. È tutto bellissimo, non mi piace quando chiudi il gioco, perfetto. Copro un topo Kratos con le armature, vabbè, quello lì sono gusti. Aspetta, il 14 dicembre rendono disponibile la grade per PlayStation 5 di The Witcher 3. Frank Sassa, non me ne può fregare un cazzo. Cioè, nel senso, The Witcher 3 ormai, a parte che ho giocato troppe volte, ma in tutte le salse, basta. Ma cioè, c'è God of War, che cazzo me ne fotte adesso? Cioè, con tutto rispetto, ripeto, non credo che lo porteremo, perché è anche un gioco immenso che non finisce più The Witcher 3. City Project se ne deve stare un po' schiscia e pensare a The Witcher 4, che lo sta facendo, che faccia quello e che vada avanti con quello. Poi tutta la mia attenzione. Forse troppi enigmi? Che non ti trucchi più. Ah, questo non mi piace. Manca il vero fantasma di Sparta. Oh, Madonna! Madonna, sta storia l'avete detta anche nell'uno. Combattimenti sono un po' legnosi, il look dei nemici sembra scomodo, eh? Il lock dei nemici sembra scomodo. Il lock l'ho notato anch'io, sì, perché quando giri da un nemico all'altro a volte non lo prende per niente. Questo è un problema. Ragazzi, io continuo... Allora, il fantasma di Sparta è morto, non esiste più, è il suo passato. È un cambiamento del personaggio. Non ha senso dire che non è più Kratos. È Kratos, semplicemente si è fatto una famiglia in un altro reame e sta cercando di dimenticarsi il suo passato, che comunque il suo passato lo perseguita. Però questo è Kratos. Vi devo ricordare God of War 3, quando con Pandora praticamente aveva gli stessi atteggiamenti che ha lui con Atreus, uguali, identici. Lo ricordate? Molto duro, di polso, eccetera, e che lì si vedeva il lato più umano. È la stessa roba, eh. Quindi, e tra l'altro, la brutalità... Allora, posso capire? Sì, effettivamente in God of War 2018 è meno brutale. Ci sono meno spappolamenti. Però qua ce ne sono. Qua ce ne sono parecchi. Qua c'è soddisfazione. Sono molto più soddisfacenti i combattimenti, appunto perché le fini sono molto più cruente. Rispetto a 2018, dove, a parte con i nemici particolari, era uno spappolare, infilzare e tagliare con l'ascia, ma non si vedeva neanche... Non c'era neanche la flotta di sangue. Non so perché questa cosa. Probabilmente era per una questione di...
di hardware, ragazzi, che il gioco era talmente grande che hanno dovuto togliere qualcosina lì. Manca alcuni riferimenti al passato, i veri fan non hanno tante soddisfazioni con eventi battuti sul passato. I veri fan. Figo, ho giocato tutti i cazzo i capitoli di God of War e io sono appagato al 100%. A sto punto la cosa che mi viene da dire è questione di gusti. Se piace di più la hack and slash che era prima, allora qua non lo trovate più. Saranno gusti, ragazzi. Cioè, anzi, saranno. È sicuramente una questione di gusti. Parlo di trama, non di gameplay, ma dal punto di vista di trama, qui apposta non ti dicono delle cose. Sento una sveglia di un Casio, The Python, ho il Casio che devo lanciare fortissimo nello spazio quel cazzo di orologio, perché non so come disattivarla. Prima scattava mezzanotte, adesso è le 23, ed è pure in ritardo, 6 minuti. Secondo me la parte in cui Atreus supera la fase adolescenziale e Kratos fa il padre rompipalle non mi piace. Ah, perché già sta rompendo le palle, secondo te? Il passaggio da un mondo all'altro. C'è il grande mistero di come cazzo sia arrivato al reame. Io spero che qua spiegheranno qualcosa. Perché effettivamente questo è l'unico punto di domanda alla quale non hanno mai risposto in God of War 2018. Com'è possibile che Kratos, dopo che si è infilzato con la spada del destino lì, spada degli dei, adesso mi ricordo il nome, perdonatemi, si sia, dopo che è morto, perché si è sacrificato per l'umanità, ok, si sia ritrovato lì. Quindi qualcuno lo ha salvato, magari lo spiegheranno. Spada dell'Olimpo, sì. Non lo so, l'unica cosa che è stata detta sia dagli sviluppatori che dall'altro è che lui poi dopo ha vagato per la Terra ed è arrivato in questo nuovo reame a nord. Questa è l'unica cosa che hanno detto. Però è strano, perché effettivamente lui era morto, cioè nel senso era giusto, magari non era morto, si è ripreso e poi è andato, per carità, però qualcuno, cioè Faye, il rapporto con Faye, come l'ha conosciuta e tutto ciò che c'è dentro, cazzo, sarebbe fighissimo scoprirlo. Già abbiamo visto un flashback, magari lo vedremo. Alcuni dicono di sapere chi è il personaggio, ma la cosa non tocca. Thor, per esempio, sembra non toccare minimamente che Kratos abbia distrutto l'Olimpo. Vabbè che non abbia paura, ma sfotterlo quasi al primo combattimento mi sembra esagerato. Ma perché è più forte Thor? Allora, ragazzi, qua stiamo facendo un paragone tra un personaggio di un videogioco e una divinità mitologica, ok? Sono presentazioni di personaggi. Da una parte Kratos lo conosciamo. Kratos sappiamo tutto quello che ha fatto e i titani che ha buttato giù. E ok. Dall'altra parte abbiamo Thor, che non conosciamo. Sappiamo solo che ha ucciso praticamente tutti i giganti che ci sono. E che sono due personaggi alla pari, figli di un dio, ok? E sono entrambi un dio della guerra. Quindi è normale che quando si incontrano c'è dello sfottò e si menano. Io l'ho trovato bellissimo lo scontro tra Thor e Kratos, soprattutto quando dopo che Kratos gli molla il gancio destro, il gancio destro, lui dice «Oh, ecco il vero dio della guerra» e poi se ne va. Era soddisfatto. Quindi secondo me c'è un rispetto della Madonna tra i due personaggi. Magari a parte di Kratos no, perché più chi se ne frega, io vi spappolo tutti, lasciate perdere mio figlio e la mia famiglia. Però Thor invece è rispettoso nei confronti di Kratos. Cioè non confondiamo, cioè lo sfottersi è normale, sono in guerra, ci può anche stare. Io l'ho trovata veramente una figata quella scena. E ripeto, Thor dal punto di vista mitologico è fortissimo. Cioè non è quella cagata della Marvel, è una bestia, ha ammazzato
ha fatto un'ecatombe di giganti, cioè i giganti sono giganti, sono i titani di God of War, cioè, dobbiamo proprio paragonarli. Quindi se Kratos ha ammazzato Crono e Gaia, per dire, vabbè, Gaia più o meno l'ha ammazzato, e Thor ne ha ammazzati il triplo, una popolazione intera, ok? Quindi ha ucciso divinità, cioè capite, Thor è veramente forte per Kratos ed è più giovane soprattutto, quindi è anche una versione più cazzuta di e diciamo nel momento d'oro della sua potenza rispetto a Kratos, che ormai è vecchio, che si porta alle spalle anni e saggezza. Quindi non so. L'ha anche defibrillato, un dettaglio che mi ha infastidito. No, ragazzi, secondo me quello è stata una scena veramente figa. È veramente figa. Ti fa capire per la prima volta che perché tu con tutti i God of War hai mano Kratos, dici ma sì, è Kratos uccide tutto e tutti. Invece qui per la prima volta dici minchia, c'è un personaggio più forte. C'è un nemico più forte di Kratos. E l'unica sensazione che ho avuto in tutti i God of War è stata ovviamente con Zeus. E poi vabbè, Zeus è morto. Però adesso abbiamo davanti Thor ed effettivamente, cioè, è più forte, non c'è un cazzo da fare. E questa è la cosa figa, secondo me, metterti quell'impotenza anche se sei un dio. È quella la figata. Poi vabbè, ripeto, sono gusti. Però la scena della di quando l'ha defibrillato è anche scenica. Cioè, è morto, l'ha defibrillato, l'ha risvegliato. È che è andato in arresto cardiaco e però è stata una scena fighissima, mi è piaciuto un botto. Esatto, tra l'altro Kratos non ha più gli stessi poteri degli dei che ha ucciso. Cioè, ricordiamoci anche questo, lui è un rimasuglio di quella che è la forza divina. Cioè, questo fa di lui una bestia, perché nonostante ciò è fortissimo, però non è completamente il dio della guerra. La defibrillazione è stata una scena della Madonna, perché intanto tu da videogiocatore dici cazzo, sono morto. E poi vedi la scena del caricamento come, ah, allora lo devo uccidere, quindi ho sbagliato io, ho fatto una cazzata io. E poi ti defibrillano e dici, oh porca troia. E ti defibrilla non Atreus con la pietra della resurrezione. Ti defibrilla il tuo nemico. Cioè, è geniale. È proprio, dal punto di vista registico, di sceneggiatura, cioè rimani con la mascella spalancata. Kratos più avanti più diventa forte, sì, le nati che si induriscono. Concordo con te, ma è sparita tutta la rabbia delle visioni. Non sono un filo quasi troppo, almeno per ora, tipo bullizzato da tutti, ma dov'è bullizzato? No. È in un altro reame, ci sono altre divinità che dicono, che cercano. Lui è l'anomalia della previsione del Ragnarok. Gli dei, quando hanno visto quello che hanno visto, Odino, quando ha visto quello che ha visto, non aveva calcolato Kratos, lo dice nel primo capitolo, nel 2018. Quindi è quella la cosa, no? E per questo ce l'hanno con lui per Loki, la figura di Loki, di Atreus, che è la divinità che causerà Ragnarok. Ce l'hanno con lui per diverse cose, per diversi motivi. E stanno cercando di impedire Ragnarok, perché? Perché Odino, perché vuole impedire Ragnarok? Perché muore lui, muore Thor, muoiono tutte le divinità e rinasce un ciclo di nuovi dei. Quindi è per questo che vogliono impedirlo. Tutto qui. Non lo so, io penso che sia... A me, come evoluzione del personaggio, piace. Mi sembra comunque cruento, mi sembra comunque incazzato e incazzoso. Sì, non ci sono più le scene dove infila i pollici dentro gli occhi di Poseidone, però non c'è più la scena dove spappola il cranio di Ercole, però, boh, coi Cestus, però, cioè ragazzi, aveva anche un altro senso prima il gioco, era anche più cazzaro, adesso secondo me è maturato in un prodotto diverso. Cioè, io la vedo così, io lo preferisco così. Perché è una via di mezzo delle due cose. Se prima era troppo coatto, immaginate un Devil May Cry che è esagerato apposta, e che è tipo l'eccellenza dell'hack and slash,
l'hanno tipo appunto bilanciato, cioè hanno favorito la narrazione, hanno reso più debole un personaggio che altrimenti sarebbe troppo forte, perché hanno rivitalizzato il brand, perché God of War era morto, ragazzi, eh. Ascension ha fatto una, con Ascension fecero una figura di merda, non che sia un brutto gioco, però cioè non teneva il passo. Esatto, poi si utilizza molto di più la mente Kratos rispetto a prima, ma perché è un guerriero che è maturato con gli anni, è figo anche questo. Ed è infatti il gioco è più strategico, cioè non è un premo quadrato quadrato pallino cerchio triangolo, è un vedo la mappa, mi infilo in un angolo, schivo, mi paro da dietro, ma arriva di qua, ma arriva di là, è meno incasinato secondo me. Deve piacere, sono solo gusti, però non sono d'accordo sul non è più Kratos, semplicemente è maturato il personaggio, ma è sempre lui. Più tattico, sì, più tattico nucleare. Ho sbagliato. Il vecchio God of War è diventato quadrato quadrato triangolo, ecco, vedi, passiamo da una esagerazione all'altra, ma non è vero Andrea, dai, perché devi dire così? Allora, God of War 3 avevano messo anche delle interessanti meccaniche di, passatemi il termine, da GDR, gioco di ruolo, dove potevi sceglierti l'arma nel momento in cui utilizzarla e fare le wombo combo, quindi secondo me stava andando verso una bella direzione, però e poi è finito, perché è finita la storia, come cazzo, quanto la devono fare andare avanti effettivamente. È come Clint Eastwood, che bel paragone, alla sua età, più saggio ma comunque ti spara in faccia, eh? Ti spara alla testa. Frank Sassa dice una cosa eccellente, giustissima, l'unica imperfezione che trovo nel gioco è che hanno tolto le scene in cui Kratos bomba. È vero, ma magari c'è una scena con Faye, chi lo sa. Ragazzi, God of War è nato come un hack and slash che doveva essere su PlayStation 2, su PlayStation 1, che doveva dare, PlayStation 2 scusate, che doveva dare, doveva essere appunto l'esclusiva Sony, ma capitemi, non dico che sia un gioco di merda, attenzione, è un gioco bellissimo, però non è che aveva tutta questa grande profondità, cioè hanno preso la mitologia e l'hanno sventrata per raccontare un'altra storia, quindi uno spunto creativo, e hanno cercato di rendere l'uomo un dio, cosa che fanno nella mitologia sempre. Allora hanno un punto di vista, cioè hanno trasformato, ci hanno messo nei panni di un uomo che diventa dio, fighissima come roba, per carità, però non aveva chissà quale profondità nella narrazione. Ci sono i suoi drammi, le sue cose, poi pian piano con gli altri giochi ovviamente si è andato più a scoprire di più, siamo andati più a fondo col personaggio. Però il gameplay si è fermato lì, capite cosa intendo dire? Qui invece c'è una proprio... Si matura, maturiamo noi che abbiamo giocato i primi capitoli con il gioco, quindi secondo me è bello anche quello, che c'è l'occhio di... È un po' come i film della Pixar, che vanno bene sia per gli adulti che per i piccini, non so come dire. E poi ti esce fuori quel Toy Story 5, che spero non esca mai, però esce, che forse lo stanno per fare. Esce Toy Story 5, Toy Story 5 sarà fatto, chiuderanno, cioè, volgeranno lo sguardo anche a noi che seguiamo da tanto tempo, abbiamo visto tutti i Toy Story, capite cosa intendo dire? Io vedo God of War Ragnarok 2018 come un c'è del rispetto nel confronto dei giocatori della prima saga. Poi vabbè, magari alcuni si sentono offesi perché appunto non c'è più Kratos a petto nudo che smembra cinghiali dai coglioni alla gola, però boh, io sinceramente sta cosa non mi manca, perché la narrazione copre quella cosa lì. E la brutalità c'è nei punti dove deve esserci, perché un personaggio sempre incazzato, con l'ira di Sparta, aveva senso lì, a Sparta. Adesso che Sparta non c'è più, adesso che lui non è più il fantasma di Sparta e che quello che ha in faccia sono solo un ricordo, le ceneri e il fiume di sangue che c'è in faccia sono solo un ricordo di ciò che era, che senso ha riportarlo qua? Io non vedo l'ora di giocare nei panni di Atreus, perché sono mi piacerebbe vedere anche un'evoluzione
dove appunto giochiamo nei suoi panni magari per un certo periodo, un po' come è stato per The Last of Us, The Last of Us 1 o The Last of Us 2. Non mi è dispiaciuto per niente, The Last of Us 2 l'ho amato tanto quanto l'1, e giochiamo nei panni di Ellie anziché nei panni di Joel, per dire. Mi va benissimo, perché si va avanti. Magari non è la stessa cosa, però si va avanti. Sono curioso magari di un prossimo God of War nell'appunto mitologia egiziana, come dicevamo prima, cioè fighissimo. Credi nella leggenda di GTA 6? Certo. Credo ancora a Babbo Natale. No, l'offesa nel senso che magari vecchi giocatori della saga... secondo me il trigger, la cosa che triggera in quella frase che abbiamo letto prima, nel commento che abbiamo letto prima di Cap Sammy, è i veri fan. Tu, che sei un vero fan, per carità, avrai giocato, però tu, poi ci sono altri veri fan che ti dicono che va benissimo così, quindi va a gusti. Una vera incazzatura come si deve, ma forse la vedremo, speriamo di sì. L'offesa intendo quello, no? Quindi offendersi appunto perché tu da vecchio fan della saga vuoi rivedere Kratos. Ma quel Kratos non c'è più, ragazzi, è morto, cioè è finita la serie. Vero ventilatore, questa mia nuova. Pensa che schifo giocare nei panni di Mimir. Dadaele è geniale, propone la Santa Monica come gioco mobile introduttivo, un'avventura grafica dove tu stai sul culo di Kratos tutto il tempo e con gli occhi la visuale muove e indichi a Kratos, nemico dietro di te, nemico a destra, nemico... basta, questo è il tuo scopo. È geniale, io lo comprerei. Le avventure di Mimir, sì, al cinema. Se decidessero di uccidere Kratos e fare un gioco solo su Treos, i fan si ribellerebbero. Vabbè, The Last of Us, ne vogliamo parlare? Sempre lì, ragazzi. Invece io penso, sai cosa ti dico? Un po' come i film, non c'è più la voglia di creare e di spingersi e di andare avanti. Quando poi ci c'è fuori qualcosa di effettivamente sconvolgente, dividi sì la community, perché può far schifo, può piacere, però effettivamente hai fatto un azzardo che io gradisco sempre. Quindi se dovesse esserci soltanto Atreus a una certa, a me non dispiacerebbe, perché sarebbe tutto un altro gameplay e sarebbe magari una scoperta di quella che è tutta la vita con Kratos all'inizio, di come è cresciuto Atreus con Kratos, di Faye, di Kratos, cioè sarebbe un'avventura veramente affascinante per me, giocarla nei panni del figlio. E poi passi il testimone, perché non è che puoi giocare per 16 capitoli allo stesso personaggio, ti caghi anche il cazzo, perché il gameplay, ragazzi, è quello. Una volta che tu gli metti in mano il Leviatano e gli dai le lame del caos, qua abbiamo appunto una rivoluzione di gameplay perché hanno cambiato tutte le mosse, ma immaginatevi un altro capitolo con ancora il Leviatano. E che cazzo fai, ancora altre mosse? Cosa ti devi... Cioè, lascia quello fa, capite cosa intendo dire? Una certa può diventare ripetitivo. Perciò, secondo me, è affascinante invece giocare nei panni di Atreus, che può mutare forma, che spara con l'arco, che usa l'arco come arma melee, che ha il coltello volendo, cioè, fighissimo. Basta che non sia quel coglione di Loki della Marvel e siamo tutti tranquilli. Basta che non facciano le cazzate della Marvel e siamo tutti tranquilli. Dovrebbero anche dargli uno spadone, ci starebbe tantissimo. C'è bisogno di variare, sì. Il problema è che giustamente tu dici faccio così, la gente non gioca più a God of War. Vero, però boh, non lo so, ragazzi, secondo me bisogna che ci sia una svolta, a una certa, sennò le cazzate della Marvel sono soltanto per fare spettacolo, non di più. No, sono proprio minchiate della Marvel. Cioè, a me piacciono i fumetti della Marvel, ma la mitologia norrena ripresa, così come le altre mitologie, perché c'è anche Zeus, ci sono altre divinità, nella Marvel non c'entra proprio un cazzo. È proprio un errore, secondo me. Metterli come alieni non funziona. È affascinante come concetto, ma non funziona. È ridicolo, cioè, è proprio stupido come roba. E poi sono degli imbecilli, uno dietro l'altro.
La grafica di sto gioco è pazzesca, sì. Spero che riprenderà la spada dell'Olimpo. Magari ci sarà il twistone incredibile. Non so dove cazzo la possa trovare, però le lame ha senso che ce le avesse dietro. La spada non lo so perché poi è andata perduta, si è sciolta. Si è svolazzato poi in aria. Anche Atena, Andrea diceva, mi ha detto, ma secondo me Atena, la visione di Atena, non è veramente Atena, ma è nella testa di Kratos. Secondo me no, secondo me invece era proprio la visione di Atena, era Atena che cercava di riportarlo indietro, di farlo ritornare alla sua natura. Poi ragazzi, magari a fine gioco svalvola e diventa veramente il Kratos che vivevamo tempo fa, perché magari fanno male ad Atreus, parte un'incazzatura devastante e spappola la testa di qualche divinità. Cioè, non è detto ancora nulla. Non è detto ancora nulla. È anche bello questo, farti aspettare il momento. Poi quando poi arriva e dici, oh! Cioè, anche questo secondo me è figo di God of War. Perché, capito? Cioè, è affascinante. Secondo te, i giochi di questo genere più seguono la storia norrena o di qualche parte? Aspetta. Ma secondo te i giochi di questo genere più seguono la storia norrena o di qualche parte? È bello? E in che senso? Ah, sì, beh, sì, è affascinante. Le mitologie sono sempre belle, anche se facessero la mitologia africana. Con Kirikou, il bambino che non cresce mai. Che sventra una zebra, bellissimo. La divinità zebra, non so come sia. Ma sono sempre affascinanti, ragazzi. Sono mitologie, sono racconti. Sono le vecchie religioni, ma le religioni in generale sono affascinanti. Per questo io adoro ad esempio Blasphemous. Che cos'è, ragazzi? Blasphemous è tutto ciò che c'è, è sviscerare quella che è il cristianesimo, tutto quello che c'è, le visioni, la parte macabra che solitamente non viene più raccontata, quella che era del Vecchio Testamento, gli angeli come erano fatti, i demoni come erano fatti, di una figata devastante, ragazzi. È bello. Immaginatevi Kratos in chiesa. È bello. Come Dante, sì. Dante è una figata. Dante, per quanto sia una scoppiazzatura di God of War, è un prodotto a sé perché prende qualcosa di bello, la King's Slash di God of War, l'idea di, appunto, buttarci dentro una mitologia, un soldato, un condottiero di battaglia capace nel combattimento bla bla bla, e lo butta lo affianca a Dante. Cioè è qualcosa di bellissimo. Mi ricordo quando uscì che c'erano di quelle robe su Canale 5, Italia 1, sconcertante l'insulto finale a Dante Alighieri, come hanno osato. Ma andate a cagare. C'era chi lo amava, c'era chi lo odiava. È un bel gioco e basta, fine. Diciamoci le cose come stanno. Di una figata, tra l'altro, devastante. Kratos che prende San Pietro, lo apre in due a mani nude. Alla fine il poter utilizzare la falce della morte da un sesso di unico. Eh sì. Kratos è tornato dalla morte, perché non potrebbe farlo Atena? E sai che non saprei di. L'abbiamo detto più volte, in realtà, il concetto di morte in God of War, in tutti i God of War, è un po' ambiguo, perché se muoiono in forma fisica rimane sempre qualche sorta di residuo spirituale, quindi ritornano in forma spirituale a una certa. Finché Kratos non li ammazza, in sostanza. Però, sì, Atena è lì, è la speranza dell'umanità, era quella la sua forma. Una sorta di visione verdastra che compariva ogni tanto. E che ha usato Kratos dall'inizio alla fine. Perché quello è. Buonanotte a chi sta andando. Tanto adesso chiudiamo anche noi, ragazzi. Tra un minuto esatto. Quindi, bestiacce, dai. Io direi, chiudiamola qui. Perché ho il culo che non lo sento più. Ma non è certo colpa della Secret Lab. Anzi, a questo ha facilitato.
la cancellazione della riga del culo. Noi ci vediamo domani alle 21.30 con Siateci, la Horror Night su Bendy and the Ink Machine, gioco horror, sarà tutto in inglese, ve lo dico già, però Siateci, perché purtroppo non c'è la versione in italiano, è un gioco della Madonna, ben giocato il primo, giocherò volentieri insieme a voi il secondo capitolo, Horror Night, nuovo Horror Night, alle 21.30, ce la godiamo e boom, basta. Va bene? Io vi ringrazio per aver passato con me queste tre ore di magnificenza. Non so più parlare, devo bere un gallone d'acqua e niente, devo andare a portare fuori il cane, che poveraccio, sono tre ore che effettivamente una fontana sta diventando in mezzo al salotto. Fate i bravi, fate i buoni, io vi voglio bene. Spengo qua. Buonanotte, bestiacce, ciao.